Benvenuti a Medicina Amica. Ritorna questa sera un argomento che, se ci consentite, abbiamo lanciato noi in anteprima e che si è rivelato veramente molto utile. Ovviamente l'ospite di questa sera è diventato nel corso degli anni un caro amico, un nostro Beniamino e quindi siamo molto contenti di presentare oggi in Medicina Amica il test rinocitologico, questa volta però nelle patologie extranasali. Adesso saluto la dottoressa Federica Pomini che so Buonasera. che nel corso della serata avrà anche qualche... Annuncio importante sì, da fare riguardo la ricerca che lei ama molto e naturalmente do un caloroso benvenuto al dottor Enrico Mafezzoni. Grazie, grazie. Buonasera, grazie per aver accettato grazie. il nostro invito. Voglio ricordare al pubblico che il dottor Mafezzoni è titolare del servizio rinocitologico e allergologico presso l'Istituto Figlie di San Camillo di Cremona, ma è anche presidente di AICNA. È stato presidente dal 2009 al 2015, vice quindi diciamo che è stato in vice carica vicepresidente, vice sì, vice sì, per correttezza, sì, giusto, sì, sì. perché è stato anche proprio uno dei fondatori sì, della esatto, sì, rinocitologia. Che non dobbiamo dare tanto per scontato, ma nella speranza che in ogni nuova puntata ci segua anche una nuova fetta di pubblico, a noi tanto caro, vorrei proprio che lei cortesemente, con la semplicità che la contraddistingue, ci spiegasse come, come è nata, come sia diffusa, perché oggi abbiamo la certezza che si sta rivelando sempre più utile, sempre più indispensabile per formulare una diagnosi corretta, precisa, mirata, da cui poi sapranno anche i telespettatori può partire una buona cura davvero. C'è una grande certezza anche per quello che riguarda le congiuntiviti, eh, le irritazioni delle mucose congiuntivali, perché eh, facendo appunto il test... Eh, rinocitologico e anche delle congiuntive, e si riesce a vedere qual è, qual è la natura vera di queste irritazioni croniche che non si riuscivano mai a scoprire e di a cui non si riusciva mai a scoprire la causa. Ecco, infatti certo. questa sera usciamo anche un sì. po' dall'ambito del naso, sì. che comunque resta il, il punto centrale e vediamo di certo. andare Tanto, a incontrare altre patologie certo. che Tanto, interessano tutti. Ringrazio intanto Telecolor, che dà da sempre da, da, dall'inizio, diciamo, quando è nata questa, questa nuova metodica circa dieci anni fa, ha dato già diciamo, pubblicamente notizia dell'evento che per la specialità ottorino-laringoiatrica è stata negli ultimi dieci anni è proprio la rivoluzione dal punto di vista diagnostico. La, diciamo, la precedente modalità di indagine è quella visiva, è quella diciamo, eh, tramite una classica visita eh, delle vie respiratorie alte, ma sfuggiva nel, da sempre quella che era la causa cellulare. Ormai negli ultimi anni, eh, le vostre trasmissioni anche lo dimostrano, la, il mondo cellulare, il mondo del meccanismo di funzionamento, sodio, potassio, la pompa, sodio, potassio, eccetera, della cellula, il mondo ultramicroscopico. E questo mi rilascio anche alla notizia che probabilmente poi darà la dottoressa Pomini su, su una ricerca proprio cellulare cromosomica, è quello che è il futuro. È una metodica semplice dal punto di vista esecutivo, non è dolorosa per l'assistito, per il paziente, né per il bambino né per l'adulto. Effettivamente, come diceva Alessia Pomini, si sta dimostrando negli anni, ormai sono già quasi dieci anni che la, la tecnica c'è, anche se stenta un po' a diffondersi l'uso della citologia nasale per motivi di difficoltà, un po' di tempo, ci vuole molto tempo, ci vuole sapere distinguere le varie cellule, quindi c'è una, una difficoltà anche di eh, interpretazione che si raggiunge solo, eh, io posso parlare per esperienza diretta, dopo qualche anno di eh, attività, oserei dire quotidiana, avere quindi tanta pazienza, tanta passione, però si aprono effettivamente dei nuovi sc scenari dal punto di vista diagnostico cellulare che fanno capire anche a me che ormai sono anni che faccio l'ottorino e la ringoiatria tradizionale, eh, non avrei immaginato ci fossero e eh, con una valutazione delle popolazioni cellulari individuate dal punto di vista nasale ma anche dal punto di vista di altri distretti di cui magari parleremo, apre nuove prospettive di diagnosi chiaramente, e di cura. I risultati terapeutici sinceramente eh, sono, sono molto, molto soddisfacenti, sì. sì, non esiste la... Percentuale del 100% della, della, della guarigione, però si sfiora il 75-80%, quindi è una percentuale altissima dal punto di vista della nostra attività. Sì, stiamo parlando brotoriale. soprattutto di patologie quali ad esempio riniti che sì. non si teneva sotto controllo. Sì, diciamo in che inizialmente è, è nato proprio per le riniti allergiche, mm, si era valutata la possibilità come abbiamo già accennato nelle altre trasmissioni, di eh, forme di sofferenza da parte delle persone, de degli assistiti, dei pazienti, eh, in forme di allergia sospetta, in cui c'erano però eh, delle negatività, cioè l'esame della cute con le prove allergiche cutanee, le prove anche del sangue ematologiche erano negative, quindi ufficialmente erano dei raffreddori, no? erano codificate come riniti, usando un termine un po' difficile, idiopatiche, cioè a natura imprecisata. Esatto. Ignote, quindi erano raffreddori e le cure erano date un po' standardizzate, in modo standardizzato, non avevano molto, molto, molto successo. La citologia per prima, eh, e come primo successo, è stato quello di chiarire queste forme di riniti, quindi si è partiti dal naso inizialmente, valutando e scoprendo proprio, merito della scuola italiana, le forme, le forme eh, allergiche chiamate cellulari, presenti anche nell'occhio, cioè persone negative come, come esami standard ma persone allergiche, persone che hanno bisogno di una terapia specifica e certo, allergica. Eh sì. E ora allora, facendola, bambini che anche vediamo negli ultimi giorni, mi sono capitati diversi casi ultimamente, anche perché siamo nell'inverno, ma cominciamo leggermente a intuire la presenza nell'aria calda Questo, di questi esatto, giorni. Esatto, è un inverno strano. Sì, il clima moltissimo. che è cambiato eh, fa emergere adesso le, 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 le prime allergie polinosiche, in stagione morta, perché è cambiato il clima. Si andrà probabilmente in un futuro se c'è questo cambiamento climatico globale. Confermato forme, probabilmente. Si verrà sovvertito il calendario pollinico, cioè il calendario che noi seguiamo, in cui sappiamo quando, ad esempio, impollina la graminacea. Le betulle, viene cambiato perché viene anticipato. L'altro giorno io passeggiavo, c'erano delle. in Non ti scordare di me, c'erano in, in certi prati vicino a casa Davvero? mia. Che, non, che io non ho, mai, non ho mai visto negli anni passati. Cioè, il ca, il basso Siamo, il nel, nel Siamo nel cuore dell'inverno e c'è già e ci una sono, ci sono delle, delle modifiche climatiche che si ripercuotono a livello cellulare. Proprio. Quindi le persone, ahimè, allergiche non avranno mai più tregua? Questo diciamo punto. che il problema grosso dell'allergia, eh, anche questo sono, sono acquisizioni che abbiamo inquadrato negli ultimi anni eh, si diceva come mai aumentano così tanto le allergie? ormai il 30% della popolazione eh sì. è, è, è enorme. E infatti, mi scusi sì. dottore, che si parte con questa carriera da allergici sin da bambini. bambini. Infatti la, eh, si pensava anni fa che la persona diventasse allergica mentre invece nasce allergica l'abbiamo dimostrato, si è dimostrato dalla nostra scuola cremonese che ha la sua importanza diciamolo pure e le scuole di altre, di altre città perché la citologia nasale è nata in Italia, questo bisogna chiarirlo bene, è nata in Italia dieci anni fa per merito della scuola di Bari. Cremona è stata subito accodata, quindi abbiamo avuto per tanti anni la vicepresidenza, poi c'è un avvicinamento naturale e, e quindi si, si è diffusa poi in Europa. Adesso abbiamo Parigi, abbiamo Berlino, abbiamo Londra. Adesso resta da fare, eh, dottor Maffezzoni, un lavoro diciamo, capillare, capillare sì. di un po' di docenza affinché sì, si diffonda diciamo che... veramente in ogni centro. Esatto, infatti le università eh, italiane, è cominciato Padova, adesso Parma hanno già in idea, in pectore, diciamo come dicono i latini, di istituire delle cattedre, delle, degli insegnamenti di citologia nasale nelle scuole di specializzazione. Eh, non voglio anticipare niente, no, per no, motivi scaramanti, però probabilmente già dall'anno accademico su, prossimo a Parma dovrò probabilmente eh, assumere l'incarico di docente di citologia. Questo mi fa molto piacere, non per un fatto personale, eh, io ormai sono già a fine carriera, ma per il fatto che la, la scienza citologica a cui si, si dedicano serate intere, giornate intere con congressi, ore al microscopio, trova proprio una dignità universitaria, una dignità di riconoscimento che è già stata diciamo, codificata a livello delle società e ringogliate è, è già una scienza diciamo, già codificata e accettata a tutti i livelli, però il diciamo, mondo universitario si sta aprendo anche a questa cosa. Fa Mi davvero fa piacere. piacere e soprattutto è una notizia utile anche per sì. il pubblico, per i pazienti che ne certo. potranno usufruire certo. in ogni punto del, del territorio sì. senza dover cercare le città o i centri certo. in cui si sì. pratica. Certo, insomma. Certo, certo, certo. Quindi... È un po' quella marcia in più che fa sì, la differenza esatto. diciamo nella che la... storia di, di una malattia sì, di la... questa origine. Esatto, la citologia nasale adesso, eh, oltre ad aver varcato i, i limiti del naso, ormai eh, le le classificazioni della rinite sono molto ampie, cioè più si passa a, nello studio cellulare più aumentano il numero di riniti che vengono classificate ah, io spero Ed che si sposi anche con l'oculistica con l'oculistica, adesso in pratica si sta, eh, si sta espandendo lo studio citologico e per, per quello che mi sono permesso di dare questo titolo alle forme extranasali, quindi la regione oculare perché l'occhio è Adapomini mi insegna, è collegato agli struttu esatto, anatomicamente alla, alla, alla struttura oculare. E quindi Ma quello in che c'è nel naso. Tanti pazienti che ho mandato hanno trovato sì. la causa. Sì. Delle Anche perché loro sì, noi associamo tante volte la, allo studio della congiuntiva. Richiesto dallo specialista oculista allo studio nasale. È difficile fare solo una citologia oculare senza associarla a una forma nasale, perché a volte quello che c'è nel naso c'è nell'occhio e viceversa. Eh. Ecco, poi infatti andiamo per gradi, ma poi eh, vi daremo tutte queste notizie. Guardate, è un mondo. Eh che è stato per tanto tempo sconosciuto, che invece rivela delle cose straordinarie, sì. cioè l'origine delle, delle prime barriere che abbiamo attraverso la respirazione e che poi si riscontrano nella mucosa degli occhi o in altre mucose. Ah, ad sì, esempio. Sì, sì, diciamo che anche la componente... E della, ci limitiamo del, sì, alle della, alte vie aeree insomma vie aeree. Noi... per questa sera, ma <ride> sì. si potrebbe estendere probabilmente in altri ambiti. In altri ambiti, tant'è vero che il fatto, già rimanendo nell'ambito nasale, la noi notiamo nell'attività quotidiana, il, nella, nelle, nei bambini piccoli, diciamo, e anche fino ai 6-7 anni, il discorso adenoideo, questo enorme problema dell'adenoide. Spero ne parleremo ancora. Ne parleremo, ecco, perché, perché, perché lo abbiamo già fatto. Esatto, l'adenoide sì. in pratica è collegata alla zona posteriore della fossa nasale, riceve tutti gli stimoli infiammatori, irritativi della fu funzione nasale, perché la corrente è dal davanti all'indietro, quindi l'adenoide sta là dietro, raccoglie tutto quello che passa. E se c'è una infiammazione di un certo tipo anteriore, l'adenoide ne risente in modo specifico. Per cui Curando il naso in pratica per arrivare a dire questo, l'adenoide ne risente in modo positivo e molti bambini con la terapia mirata nasale migliorano anche la cosa. Non e, tutti, per, purtroppo, però certo. una buona parte. E quindi molti bambini evitano l'intervento chirurgico? Sì, perché lì appunto In non, passato cioè. era se non rutinario, però spesso abbinato anche a quello delle psoriasiche. Sì, 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 molti bambini allergici, ad esempio, che non hanno una, non hanno una diagnosi di allergia codificata, negativi, mentre invece hanno un'allergia cellulare o delle forme virali sovrapposte, non bisogna dimenticare che l'allergia la, è una condizione in cui il tessuto delle vie respiratorie, anche basse, è lasso, cioè gonfio, quindi c'è un tessuto meno compatto. Noi io dico sempre per farmi capire, è come avere la porta di casa un po' aperta, allora i virus entrano più facilmente, non è solamente l'allergia che infiamma l'adenoide o crea delle otiti di vicinanza, ma è il virus che entra perché la porta è aperta, allora, o magari entrano dei funghi, e dei, dei batteri resistenti agli antibiotici, che è un problema che è quello che si sta evidenziando sempre di più, la resistenza dei batteri agli antibiotici. E, quindi le, e allora sapendo bene quella che è la causa scatenante si va al bersaglio e un, un buon numero di casi si risolvono in quel modo, ecco. e senza eh, rivolgersi sempre comunque all'attività all chirurgica, all'attività all operatoria. Certo che comporta tante belle risultati, ma comporta rischi legati un po' all'anestesia che non bisogna dimenticarli eh, è un Perché atto operatorio e quindi operatorio, come tale va, va eh, Sì, si va inteso. verso una medicina diciamo, garantista diciamo, se non voglio essere polemico però l'anestesia ma non è niente l'intervento tutto a posto, non è vero, vero. l'anestesia è un rischio l'intervento si appresta delle incertezze questo bisogna saperlo bene quindi, L'atteggiamento un po' di conservativo di non cadere subito nel fatto è facilitato dalla citologia, perché la citologia consente in un buon numero di casi di evitare questi, questi rischi e quindi di, di, di evitare diciamo, alle famiglie, alle persone, lo stress già dell'intervento. Poi se c'è da fare vuol dire si arriva. Ecco, non è... Detto da un chirurgo qual è lei, sì. Sì, sì ma io nel più vado avanti eh. negli anni, più mi rendo conto che l'atteggiamento della chirurgia per la chirurgia è un errore. Non voglio essere. Diciamo, ma non solo io, le linee guida mondiali nell'ambito nostro parlano i miei colleghi dottorini che mi ascoltano, del Figlio di San Camillo, il mio collega dottor Gatti, i medici dell'ospedale, i dottorini sanno bene questo, cioè le linee guida parlano di una cautela, questa parola cautela ritorna spesso nei nostri congressi, cioè si arriva all'intervento ma prima bisogna avere fatto altre cose, non è il primo passo, è l'ultimo passo l'intervento. Anche noi lo facciamo gli interventi nelle riniti allergiche, nelle riniti con i polipi nasali, nelle sinusiti croniche, nelle forme anche ascessuali. C'è, ci vuole l'intervento, ma è l'ultimo passo, non è il primo. E se si cerca di evitare non è solo per evitare i rischi, ma anche perché... Il, L'affrontare scientificamente un pochettino ehm, l'argomento dà molto più risultato certo, al, al dà paziente sofferente. Un riscontro diverso. Un riscontro Quindi è cambiata diverso. parecchio la mentalità, eh, sì, negli ultimi, sì, ma non solo nell'ambito Torino. Ultimi Torino. Io parlando con i miei colleghi anche nelle altre specialità, noi siamo alle Fili San Camillo, istituto veramente d'avanguardia, dove tanti specialisti eh, confrontano le proprie pareri: l'ortopedico, l'oculista, il, il, il chirurgo generale. Mi collega dottor Del Frate, che è spesso è vostro ospite. E insomma la chirurgia è l'ultima cosa, cioè, si fa perché bisogna farla, ma però bisogna filtrare un pochino prima. Ecco. Sì. Molto bene, questo concetto diciamo più rispettoso dell'integrità sì. e della salute ci, ci conforta perché forse per decenni passati sì. siamo stati un pochino. Sì. Eh, sì, diciamo orientati che... verso una risoluzione drastica e quindi passando stato sotto stato i ferri. Sì. Veniamo adesso: noi abbiamo realizzato anche delle nuove immagini perché magari molti si chiedono, quelli che ci conoscono e conoscono la materia, sanno già che si tratta di un test semplice, non doloroso, perlomeno c'è cioè un pizzicore che è anche sopportabile, anche da parte dei bambini e è veloce. Ecco, la parte diciamo quella più lenta e faticosa è di competenza solo del medico che deve studiare il tutto al, sì, una fase in cui al microscopio. Appunto, in cui dobbiamo spiegare alla, alla persona, all'assistito, che cosa si sta facendo perché quando il paziente vede armeggiare con questi tubicini, eccetera, cioè, cosa bisogna spiegare bene. Più si spiega, meglio è, eh, tranquillizzando, ma spiegando anche. È un piccolo. Come una diciamo, pinzetta, così? Sì, questo è un divaricatore del settore, della, della fossa nasale con una sottoguida di fibra ottica, vede? quella che io lì utilizzo è la fibra ottica che non dà sbavature d'immagine, cioè dà un'immagine molto omogenea come luce. e Con un piccolo cucchiaino sterile. Ah, è un cucchiaino è un questo cucchiaino che sembra una pinzetta. Infatti, anche ai bambini spieghiamo, vedi, questo dice, è il, il più piccolo cucchiaino del mondo. E con questo ti prendo un po' di mucco nasale, non strappo niente, non si strappa niente. Si passa il, il rinoprobe, si chiama, il cucchiaino chiamiamolo, su un certo punto del, del, del tessuto nasale, del turbinato laterale, dove sono situate le cellule che ci servono per la diagnosi. Un naso normale, naturale. Quindi, non si strappa? Non si, si strappa, si fa un passaggio dal dietro in avanti, un due, tre volte molto delicatamente, anche perché. È un concetto che tante volte diciamo quando facciamo le lezioni di citologia, la, ehm, eh, diciamo il passaggio troppo brusco crea a volte de un minimo sanguinamento, non ci deve essere, perché il sanguinamento fa entrare nel muco i globuli rossi. Questi globuli rossi noi non sappiamo, e anche delle cellule presenti nel naso, anche nel sangue ci sono le cellule allergiche, quelle infiammatorie, quelle virali. Allora, quelle che noi prendiamo sono quelle del sangue o quelle del naso? Non ci riesce a capire, allora bisogna rifare l'esame. No, anche e perché stiamo molto... facendo un esame in, in loco, in sito, proprio sì. perché abbiamo sì. probabilmente avuto un, esatto, un, sì. un, un risponso sì. negativo sì. dall'esame, dal test sul sangue. Esatto, anche perché diciamo che per questi anni, che sono ancora anni iniziali per la citologia, chiaro, fra, fra 50 anni sarà considerata una tecnica abituale e verrà. Anche vissuto in modo diverso da, da, dalle persone, dai, dai colleghi e tutto. La, la citologia adesso viene fatta come ultima spiaggia, cioè eh, persone che hanno già fatto l'esame del sangue, hanno già fatto le prove allergiche, hanno già avuto, mh, provato tante terapie. Sanno che c'è questo esame, arrivano e noi dobbiamo recuperare tutto quello che è stato fatto. Ecco, invece andrebbe fatta subito, adesso, appena c'è una rinite, un qualcosa che non, non senza fare troppe cure, subito l'esame citologico, è un esame breve, non doloroso. Possiamo dire che è l'esame delezione in sostanza. Delezione, cioè, Ormai quindi l'esame migliore sì, che andrebbe fatto per Sì, prima. infatti adesso, negli ultimi due anni è stato proprio codificato a livello. Mh, delle linee guida, le famose linee guida che esami di primo livello, cioè non che si fa dopo, è la prima cosa da fare. Oserei Perfetto. dire anche prima delle, qui mi, mi attiro le, le, gli strali del, degli allergologi, prima della prova cutanea, perché mol, alcune prove cutanee, quasi il 20%, in, sono negative, uno fa le prove, non c'è niente. Allora diceva bene, non è allergica, no? La citologia a volte trova le rinite allergiche cellulari, cioè sono qui le allergie, si trovano qua, non si riescono a trovare dalla cute e neanche dal sangue. Quindi la prima, io dico sempre, prima di fare qualunque cosa, citologia. Ci sono le cellule allergiche, allora si può fare la prova cutanea per vedere se è un'allergia che, no, che non, è, non ha presenza cutanea o se invece c'è qualche cosa. Però sapere se la persona legge o no si vede subito con l'esame cellulare. Anche perché hanno veramente delle risposte sempre strane queste allergie. Sì. Cioè sì, nel test quelle... non esatto. riusciamo a leggere esatto. chiaramente sì, mh, cosa sta avvenendo è un, è un, realmente. È un, è un, sì, Quindi lei sta tirando via, cioè con quel cucchiaino microscopico, Raccollo. delle cellule che, delle, che sono della, della, del nostre, tessuto. però, del, del le nostre nostro, cellule esatto, prodotte alla... da noi. È il nostro muco. Il nostro muco, però nel muco ci sono migliaia di cellule. Uno prende il muco e dice cos'è muco? Sì, ma dentro c'è un universo, ci sono cellule di tutti i tipi. la difficoltà... Cioè, ma è lo stesso muco che soffiando il naso noi sì, ci, sì, ci sì, ritroviamo sì. nelle cose. Soffia, il soffiare il naso era una tecnica di indagine sulle cellule che si è abbandonata perché nel soffiare il naso le, il muco passa in avanti e raccoglie la zona del vestibolo, cioè la parte anteriore, che normalmente sempre è piena di germi. Allora non si riesce a capire se sono germi della patologia nasale o sono quelli normalmente abit abitanti della parte. Gli abitanti Però, del, della prima parte. Passare con, con, con il cucchiaino al di là della, della, del, della parte senza toccare nulla perché se uno tocca lì inquina il, il cucchiaino capito. e allora non riesce più a capire. Vi ho fatto molto delicato, c'è tutta una tecnica, quindi andare in un certo punto del naso, neanche troppo indietro, perché sono le adenoidi, perché è troppo pieno di germi, non è sincero l'esame. Si va nella parte centrale. Ecco qui, vediamo. Viene ehm, ripetuto lo vediamo. Sì, c'è sì, sì, un'immagine, una, una, una diapositiva dove c'è proprio l'immagine di dove si fa il prelievo, però a parte quello non si va né davanti perché è ricco di germi, né dietro perché è la stessa cosa. Quindi si va nella parte centrale del turbinato, se il naso non è E poi si va alla ricerca di che cosa? Si vanno a vedere Massezzoni? tutte le, eh, le, le, le cellule presenti in questo. Ci sono dei quadri. Eccolo qua, vediamo il ecco esattamente. Qua. Sì, sì, questa è la parte. Ecco dove si preleva. Si, si prelieva, poi andando avanti si va, si nelle, ecco, questo, eh, si, lo Si eh, deposita sul vetrino con un movimento lento. È proprio una minuscola quantità Anche quella minuscola, una goccia una, una goccia, una mezza goccia. Dio prenderlo eh, anche lì nel tempo si impara a non prendere né troppo poco né troppo abbondantemente. Perché troppo abbondantemente c'è tutto un muco abbondante che si infiltra fra le cellule e si fa, si fa fatica a riconoscere, a trovare le cellule. Troppo poco no, perché a volte alcune cellule sono talmente poche, quelle allergiche, in certe forme di allergia, ne troviamo a volte 6 o 7 in un vetrino. E allora se uno prende poco muco rischia di non trovarle quando invece la diagnosi è che ci devono essere. Quindi bisogna trovare la via di mezzo, ecco anche lì. Poi si vanno a trovare le cellule distinte in due grandi categorie. Le cellule queste sono quelle normalmente citologia normale. Se uno vede queste cellule ehm, le, le colonnari, cioè, come è costituito il nostro, eh, la nostra mucosa, il nostro epitelio diciamo, che riveste il naso, eh, e ci sono queste qua elencate a sinistra, se non voglio farvi perdere tempo, sono queste, allora vuol dire che non c'è rinite, sono delle cellule normali. Per poter arrivare a questo risultato, ecco, questo è un uh, citogramma normale. Abbiamo questo qualche... è quello che lei vede nel vetrino? Nel vetrino di una persona non ammalata, sana. Si vede le cellule del muco, è qualche cellula C'è stata una ciliata. colorazione però qua, ecco. Eh? Sì, sì, vengono colorate. Ecco, vengono questo, abbiamo colorati, saltato questo processo cioè, non è della che le colorazione. Le cellule sono colorate così. Sì, sì esatto. Bisogna colorarle. bisogna colorarle, bisogna rispettare molto rigidamente dei tempi di colorazione. Questi probabilmente questo sono fa stati fatti a rosa bengala, poi dopo sì, c'è il Gimsa, c'è il, il McGrunwald. Sì, sono tutte diciamo eh, metodiche di colorazione. Andiamo un po' nel dettaglio tecnico, però per dire che la colorazione, il mo Inizialmente come prelevare il, il muco, quanto, come, perché, in che posto, con che forza, poi come depositarlo sul vetrino, come farlo essiccare. Si fa su cellule morte l'esame, c'è anche quello su cellule vive. Si sta affermando che. Ah, si può fare anche in vivo. Su cellule vive non si colorano perché il colore fa morire la cellula, eh, si prendono così. Si prendono e poi mh, si mette una goccia o due di soluzione fisiologica, che, che è il nutrimento della cellula, l'acqua e sale in pratica. E per un tempo di 4-5 ore le cellule sradicate dal loro habitat sopravvivono e si muovono le ciglia, è uno un spettacolo meraviglioso e sì, si vedono le cellule in vivo, si chiama ecco, in vivo, con una metodica di luce bianco e nero, si vedono in bianco e nero non colorate. Colorandole invece muoiono. Si fissano lì per l'eternità, un vetrino lo si può leggere anche fra cent'anni, lo si può fare l'esame del DNA, c'è questa, questa, questa cosa che le cellule prelevate anche tantissimo tempo fa si possono uh, utilizzare per l'esame del DNA queste cellule qua, in medicina legale, ecco. e sì, sì. colorando in modo opportuno, non troppo, non troppo poco, con, con, proprio come col bilancino. Poi, poi lo si vanno a leggere, si vanno a contare. Questo è un esame normale. Pre, prevale nell'esame normale queste cellule, con ecco, le ciglia cioè quelle, quindi che queste sono naso. le cellule normali, i normali abitanti del nostro di un naso corpo sano. e quindi di un nostro naso, di un naso, sano, che di un naso però sano, non ha infiammazioni, noi, sì, non ha allergie un, noi sì. ci fermiamo qui perché abbiamo il primo appuntamento con la pubblicità sì. e così colgo l'occasione per dirvi che essendo in diretta sono graditissime le vostre telefonate, io non ho ancora chiamato il numero però lo avete visto in sovraimpressione, quindi tutti i problemi che sono attinenti all'attività di, di un normale otorino, ecco, questa sera noi possiamo rispondere proprio perché il dottor Maffezzoni eh, accetta di dialogare su qualunque patologia, tenendo presente che questo test è sicuramente un, eh, il modo migliore per fare diagnosi e poi per trovare una soluzione. Comunque, se anche siete a distanza, parliamone. Eccoci qua, allora eh, eravamo arrivati a un punto molto interessante della nostra trasmissione, abbiamo già mostrato come si effettua il test e il dottor Mafezzoni sì. adesso invece ci guida appunto sì. nella, diciamo, nella parte quella interessante, la sì. distinzione tra due grandi capitoli, categorie di cellule, sì, quelle diciamo... sane. Esatto, e Esatto, nel test citologico nasale, in pratica la, la base del del, del, dell'esame è di chiarire bene se, qual è il quadro chiamato mh, fisiologico, cioè normale della, della popolazione cellulare nasale, che è stata una, una ricerca molto lunga perché. Si pensava che certe forme, di, certi tipi di cellule facessero parte della, del, del, del patrimonio nostro, invece no, eh, alcune cellule ci sono solo nelle forme di, eh, di patologia. Qui partiamo già con un quadro eh, evidente, partiamo già col, con, diciamo in modo abbastanza intenso: con un quadro di patologia. Il, questo è un quadro di eh, ricchezza di cellule chiamate neutrofile, che sono le cellule che sono quelle piccoline, laterali che circondano le due centrali che vediamo più, più colorate in arancione e sono le cellule molto diffuse nel naso, sono gli spazzini un pochino del naso, arrivano dal sangue per ripulire, per dare un'azione proprio di protezione del nostro naso. Anche lì, a seconda delle caratteristiche, del numero di cellule, della, della, della loro caratteristica anche di morfologia e di aspetto, si possono fare delle classificazioni. Eh, ad esempio eh, nell'ambito delle forme da inquinamento, cioè siamo un po' nell'argomento un po' attuale di questo inquinamento che anche nelle nostre città adesso sta raggiungendo livelli preoccupanti. Eh, noi vediamo, nell'esame che facciamo, vediamo queste cellule che noi vediamo sulla parte sinistra del, del, della, 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 della slide. Eh, molto, abbondanti, molto abbondanti, anche in persone che non, eh, non sono in contatto con ambienti di polvere, di lavoro, eh, ma solamente eh, fanno una vita all'aria aperta in città, in centro città grandi inquinanti, grandi, grande arrivo di cellule di, di detersione, di pulitura, più inquinante c'è, più arrivano queste cellule per pulire, altrimenti con l'inquinante arrivano i batteri, arrivano tutte queste cause irritative, delle vie non solo nasali ma anche respiratorie alte e basse. Quindi, Stiamo parlando di quelle più piccole. Quelle più piccole, adesso esatto. qui abbiamo delle altre immagini un po' più chiarificatrici, questo è un po' un assemblaggio di... Eh, sono una sorta di vaccine, in sostanza. Sono delle, diciamo, delle, delle cellule chiamate fagociti, cioè mangiano, ah, mangiano, mangiano i batteri, mangiano, ma a volte troviamo queste anche senza batteri. Molte persone fanno terapia antibiotica, fanno un piano questi disturbi, allora a volte si dà l'abitudine di dare antibiotici, ma nell'esame spessissimo non ci sono batteri, quindi l'antibiotico non serve. È un discorso di difesa del nostro organismo, nostra, verso quello che respiriamo. E, eh, perché queste cellule arrivano per pulire, ma sono come gli spazzini. Se uno ha in casa due spazzini è un conto, se ne ha 200 danno fastidio, irritano che contengono sostanze per pulire, per ripulire. Quindi hanno degli enzimi, delle proteine che sono irritanti, quindi più cellule neutrofile si chiamano ci sono, più c'è disturbo. Che assomiglia quasi a un'allergia, ma non è un'allergia. e Non è neanche un'infezione. Qui vediamo, vede sulla sinistra tutte queste cellule neutrofile e questi invece più rossi, che vedete più grandi, con, con il corpo arancione, sono le cellule dell'allergia. Questa invece è proprio un'allergia. Anche nell'allergia aumentano le cellule chiamate neutrofile, spazzino, chiamate per intenderci, perché l'allergia, come dicevamo prima, è una situazione di porta di casa aperta, cioè il tessuto allergico è, è l'asso, la, è, è aperto, per cui più facilmente entrano gli inquinanti. La persona allergica soffre molto l'inquinante della metropoli, molto di più che un'altra persona. Anche perché arrivano moltissime cellule di difesa per cercare di spazzar via quello che entra eh, si è un meccanismo altro. quasi diabolico per cui infatti da un lato c'è diceva... l'allergia dall'altro c'è certo. la risposta che, di, che disturba Ecora, infatti questo che mi piaceva sottolineare se dice una persona allergica è molto reattiva ha una reazione abnorme sì, ha un arrivo di cellule di quel tipo qua quel, qui quelle più rosse, che, che, che non ci dovrebbe essere nel naso neanche una nell'allergia ci sono anche molto abbondanti è una risposta verso gli allergeni verso quello che entra si crea una reazione di gonfiore, di, di, diciamo, di aumentate secrezioni anche, a volte anche si ripercuote. Qui andiamo già nel campo delle forme extranasali. Il broncospasmo, cioè sostanze contenute in queste cellule col, col colore aranciato un pochettino, chiamate eosinofili da eusina, che vuol dire eos, cioè la dea dell'aurora, del sole che sorge, che è arancione, è un nome greco, e perché la, la, il colorante che le colora non colora le altre cellule, colora solo quelle e si chiama eusina, colore arancione. Nelle, nella zona arancione sono contenute le cellule, delle, scusate, le sostanze istaminiche che danno questi disturbi, aumentata secrezione, broncospasmo, quindi fame d'aria e, eh, e, e gonfiore quindi danno un serio allora per ovviare a questo arrivano queste grandi quantità di cellule di difesa che però complicano il problema eh, beh, i soccorritori creano un problema maggiore sì, che non che la queste cosa queste cellule tentano di bloccare sì. le, le, gli allergeni lì dove sono lì dove sono Cioè esatto. l'istamina cosa fa? Vasodilata tutto quindi infiamma tutto Essendoci Quindi, una grande quantità di sangue in un distretto limitato è come se creassero un, una zona di, di, di blocco. Di blocco. Quindi queste situazioni qua cellulari, quando si vedono questi quadri che sono quelli che ho selezionato per la trasmissione di stasera, sono recenti, casi molto recenti, vengono spesso passati come raffreddore violento su base virale, invece qui di virale non c'è nulla, eh, oppure un'infezione, una sinusite, quindi antibiotico, qui non c'è neanche una, un battere, qui ci vuole la terapia antiallergica, ci vuole l'antistaminico che chiude un po' la porta eh, de decongestionando, neutralizza, alcuni antistaminici neutralizzano le istamine contenute nelle cellule, quindi è come estinguere un incendio quasi, e, eh, e anche dei derivati cortisonici che nell'allergia sono, sono sempre un prodotto principale perché riducono anche l'arrivo, gli spray nasali cortisonici, l'arrivo dal sangue di queste cellule. Il cortisonico non è solamente che sgonfia, blocca in, il, il più possibile l'arrivo degli eosinomi, delle cellule allergiche, dal sangue nel naso. Quindi se non arrivano queste qua, si spegne tutto. Quindi gestire la terapia è importante, ecco, sapere cosa fare, ecco, non dare certo. eccetera. Questo è uno dei casi più eclatanti. Poi ce ne sono anche altri, questo è un mastocita, una cellula allergica, isolata, è una delle più cattive questa. Sembrano quelle meduse, quelle cubo meduse. E cosa provoca? E questa provoca, ricchissima di di stamina, è ricchissima di stamina, è ricchissima, appena si lega all'allergene, all può essere un polline, si, eh, si apre questa cellula. Qui è compatta ancora, la parte scura è la parte del nucleo, la parte periferica, chiamato il citoplasma, cioè il corpo della cellula, è ricco di sostanze istaminiche molto aggressive. Si apre come una, cellula, una, una stella che esplode, Hanno, sono delle immagini anche che adesso arriva, c'è anche la, la, la nuova corrente un po' artistica dell'arte e scienza. Si è fatto un convegno a Milano, uno anche a Bari, in cui le immagini più caratteristiche, anche più drammatiche, vengono vissute come quadri d'autore quasi. Allora si, 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 si paragonano certe immagini a certi quadri futuristi. Ecco. Esplode, da un'immagine di una galassia che esplode, e, bella anche da vedere ma orrenda perché ce l'ha e praticamente e lì si mettono, vengono messi in movimento, vengono, vengono eh, espulsi tutte queste sostanze e li danno, questi mastociti spesso sono presenti nell'asma, cioè rinite con asma, cioè è difficile vedere un asma senza queste cellule. Sì, perché purtroppo è da tenere sempre presente che i cosiddetti raffreddori da fieno, sì. se non sono tenuti bene sotto controllo, danno tanti problemi. Nel, negli anni possono Questo portare tanti problemi. Questo è un'osservazione molto interessante perché è alla base delle fome extranasali, quelle di, di cui si parla stasera. Cioè le fome extranasali, eh, coinvolgimento di un naso infiammato, allergico, molto aggressivo, con lotite, anche del bambino. Con le adenoiditi ipertrofiche, con questi broncospasmi eh, che non sono a volte proprio asma, l'eponomologo eh, lo ecco, insegna. Ma siccome è abbastanza frequente nel bambino il broncospasmo? Il broncospasmo è legato tante volte a questo. Ma sì. ah, quindi non è detto che sia legato proprio dalle forme. Il broncospasmo allora, del bambino eh, i pediatri insegnano, eh, è legato infezioni. a fatti infiammatori, mm. fatti virali, il virus determina una de, de, eh, diciamo un denudamento del tessuto Infatti, nasale. Infatti di prassi si dà in questo sì, caso. tante volte arriva anche il batterio, quindi eh, se il batterio bisogna fare l'antibiotico. Però il virus su cui l'antibiotico non va... Ricordiamocelo che non fa mai male, l'antibiotico non andrebbe dato per le forme virali, virale, però abbiamo visto sì. recentemente molti casi, sembra ci sia stata un'esplosione esatto. in queste settimane, almeno qui in pianura padana, di casi che hanno interessato bambini, sappiamo sì. di... Pronto soccorso pediatrico Ci sono delle intasato. Sono infezioni virali, virali che si accompagnano. Ecco, sì. a... per cui so che il virus. La, è, la terapia dell'elezione de in sì. questo caso è stata. Sì, il virus denuda, denuda il tessuto, il virus dà un denudamento proprio, evidente all'esame all microscopico: denuda, poi si rigenera però il tessuto, diversamente nella infezione batterica. Si, non si rigenera, si sono ah. delle cicatrici che non c'è, invece la forma virale si recupera, Quindi, però fa entrare, come giustamente, i batteri. Combattere, sì. lasciarlo agire e poi. Sì, però nelle forme virali molto violente del bambino che comincia ad avere febbre, eccetera, si sospetta l'arrivo anche del battere veicolato dal virus. Ah, il virus apre la porta e il battere entra dentro. Ecco perché allora la uh, scelta di dare. la Allora per sicurezza, per, per, diciamo ehm, anche se magari citologicamente inizialmente non si vede il battere, però il bambino ha la febbre, ha una secrezione puruloide che ha un odore anche caratteristico, se non voglio. Eh, allora sì è meglio darlo anche per brevi periodi antibiotico, scusate, antibiotico, cioè, in breve periodo dà una garanzia di, di non avere la sovrapposizione proprio batteria, quando c'è un'infezione batterica spesso e volentieri si produce del pus del pus quindi diciamo che noi le forme rinitiche rinosinusitiche batteriche hanno in genere tre sintomi io lo dico anche agli assistiti tre sintomi la febbre che dura diversi giorni non dura un giorno o due come nei fatti virali dura una settimana dieci giorni una, eh, una secrezione maleodorante che è tipica delle forme sinusali batteriche. La virale non è liquida, non è maleodorante e, eh, e poi il dolore, il dolore nelle forme batteriche è molto intenso, anche quella virale è intensa, ma quella batterica, solo il divaricare la narice in una sinusite batterica la persona ha dolore. Ecco qui. Questo ah, invece quindi è un altro... da tenere ma... presente sì. che lì siamo in una situazione abbastanza compromessa che richiede sì. sicuramente un Io l'antibiotico, diciamo non però va. il problema è molto serio visto che lei stesso sì. denunciava all'inizio eh, una diffusione sempre maggiore un, sì. di sì. antibiotico-resistenza sì. Sì. in sostanza. I batteri, anche per due motivi, da un lato perché eh, gli antibiotici sono stati e sono anche un po' utilizzati tanto, cioè si usano tanto e il batterio si abitua, si adatta un po' a questa cosa, si sviluppa delle resistenze in vari modi. Gli immunologi conoscono tutte le modalità in cui il battere fa di tutto per non morire, quindi si organizza. I famosi, un tempo abbiamo fatto vedere le, le, il biofilm, cioè che noi vediamo alla citologia come delle macchie di color ciano, color azzurrino, violaceo. Scoperta che è stato, anche quella ha dato importanza alla citologia perché senza dover fare microscopia elettronica, immunofluorescenza, sono un semplice esame citologico. Eh, queste aree particolari sono zone in cui il battere si organizza per non morire cioè fa una specie di, di, di torre, di, fa una specie di cinta muraria dove l'antibiotico non entra e quindi si vedono proprio queste immagini io forse una cellogene in cui si vede proprio dentro la zona colorata i batteri e fuori non c'è niente, niente e il battere si organizza, fa uso biofilm che si può notare adesso, da due anni a questa parte, si può valutare con la citologia, senza dover ricorrere a esami costosissimi. Eh, ma in eccetera. questo caso che in si questo fa caso in noi, noi vediamo film. la Esatto, in questo, se noi vediamo la macchia infettiva, si chiama, si chiama macchia infettiva, che è la macchia del biofilm, cioè del, del, del battere che manda fuori una sostanza zuccherina, un glucosacaride, eh, zuccherina uno zucchero, con cui lui forma una barriera, L'antibiotico non passa, escluso uno o due antibiotici particolari che ce la fanno entrare. E bisogna sceglierli. Se uno usa i classici antibiotici, il bambino, l'adulto, non, non risolve. Continua ad avere la febbre. Facendo l'esame citologico, si nota il biofino Questa questa bisogna usare le nuove molecole, la prulifloxacina, c è, c è, adesso sono anche in bisogna studio. Bisogna sempre ricorrere a... Bisogna scegliere il superantibiotico, ma non così. Proprio perché c'è il biofilm, altrimenti non, non viene debellato il batterio. Mi preoccupa molto questa cosa, eh, sì, ma purtroppo che si debba ricorrere è... al superantibiotico. Sì, non sono così frequenti le macchie batteriche, ecco, ci però ci inizio. sono, ci sono, nei casi resistenti, mm. in cui c'è, eh, ho già fatto tre tipi di antibiotici, ho già fatto e non risolvo, sempre il muco, sempre pure il febricolo. Si fa l'esame, si vede il biofilm, si vede che c'è già la resistenza, ci sono questi castelli inaccessibili dove l'antibiotico non entra facendo certi antibiotici lo si scardina proprio, non sono antibiotici tossici, eh, sono ben tollerati e, e si riesce a risolvere. Ecco. E poi, ecco, Quando tutto, ci tutto, vuole, ci sì, vuole... Sì, poi di, parlando di terapia ci sono tutte le nuove, le, le famose, abbiamo già parlato anche altre volte, le, i lavaggi, i lavaggi hanno un'efficacia enorme, cioè, è già lavare, è, è una terapia. È stanno... eh, infatti diciamo che nelle, nella prassi di... Ehm, di chi pratica medicina naturale, insomma, sì, alla mattina sì. si dovrebbe lavare la lingua e esatto. lavare bene il naso. Infatti, una delle cose che apprezzo molto di Telecolor è che dà molto valore alla medicina naturale, cioè mm. non quella sintetica. Sì, certo, l'antibiotico come la chirurgia, se c'è da fare vuole. si fa, ma il lavaggio, l'acido ialuronico e gli stimolanti vegetali funzionano, perché tante volte queste forme qua vengono un po' additate come terapie così. Non è vero, noi, nell'ambito dello studio cellulare, vediamo che funzionano e lo diciamo nei congressi. Guardate, che solo lavare le, 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 le fosse nasali, abbiamo fatto anche un lavoro. E c'è una tecnica per lavare ci sono il naso? Tecniche, abbiamo delle tecniche nuove, ci sono usciti da pochissimo. Le, le siringhe, proprio le siringhe che uno infila nel naso così con soluzioni ialuroniche, eh, l'acido sali, sali, ialuronico, ialuronico associato che in, alla in medicina estetica, ben si conosce. Sì, perché rigenera il tessuto, è, è un antibatterico, bene. non fa sviluppare batteri, la ialururonico. Scoperta ah, recente: non, so. sì. non fa sviluppare l'aerosol con con la l'ialuronico Protegge i bronchi dall dalla sua posizione batterica. Quindi la scoperta recente ha tante attività lo ialuronico. Miscelato con la soluzione fisiologica, magari isotonica, cioè che non irrita, non troppo ricca di sali, è un lavaggio, allontanare sì, è stata anche la terra. Non voglio definire la moda perché è una cosa bella comunque, no, sì, sì, dell'acqua no. di mare insomma. Di mare, sì, diciamo che poi ci sono queste famose grotte del sale, c'è sì, tutto un discorso ecco, da fare. Ma fanno bene o no? Ecco perché è stato un discorso, lì è un, po', è un po' un discorso molto delicato perché noi abbiamo fatto uno studio come Accademia di Citologia due anni fa un anno e mezzo fa, pubblicata sulla più nota rivista italiana, sulle, docce, sulle grotte del sale. Allora, che cosa è emerso? Abbiamo studiato 600 bambini adulti, 600, in quasi due anni. È emerso che la grande capacità delle grotte del sale, per cui veramente è che liberano il muco dall'orecchio del bambino, che hanno sempre l'orecchio, che hanno fatto magari interventi di drenaggio. È un'azione eccezionale, questo sale chiama il muco, il bambino... Respira questa aria ricca di sali, il sale entra come andare al mare, tira fuori il muco dall'orecchio. Tutte le altre cose che vengono un po' pubblicizzate vanno bene, ma non è proprio l'attività la, principale della Grotta del Sale. La loro grossa funzione è venuta fuori da 600 casi, quello lì. Per cui diciamo, certo, il sale è decongestionante, ha un'azione antisettica, antibatterica, ma ci sono anche tanti presidi, che, che anche il terme. Ma la, la Grotta del Sale, nel drenare il muco della cassa del timpano. È formidabile, quindi questo bene, quindi è, una, soprattutto è una cosa perché, cioè, che abbiamo codificato, male non, male non fanno, no, diciamo che poi il bambino nelle grotte del non sale... Non è come bene, portarli al mare. No, diciamo che però il bambino nella grotta del sale, organizzata bene, sono i giochi, le luci, eccetera, quindi i genitori ah, tirano il fiato. Ah, un sacco i Diciamo che fa più bene anche al genitore tante volte, perché tira il fiato un po', però No, però questo però sarebbe giocano, riduttivo, eh. Sul valore, non dico terapeutico, sì, ma, no, ma insomma, terapeutico. sulla finalità, come valore valore tante cose. Sì, solo che tante, tante terapie vengono. Beh, però, per le, diciamo, per per le, le otiti, otiti mucose, mucose va molto bene. Sì, lo, anche anche i nostri colleghi chirurghi, il professor Cuda di Piacenza, come siamo in contatto, ah, sì, le, le, le scuole bene. di Provincenti di, di Parma, eccetera, che fa, si dedicano molto all'orecchio, il loro campo è quello lì e si sanno che la grotta del sale nella forma catarale dell'orecchio medio eh, funziona per cui e diciamo anche lì si entra nella, nella terapia non troppo aggressiva ecco. perché anche questo rappresenta una piccola o grande tragedia in quell'età sì. diciamo infantile in cui Sì, per il chirurgo dell'orecchio esatto, quando ne parliamo con gli, sì, eh? gli otologi eh, la nostra attività è più legata al discorso nasale, collo certo, nel fine sì, San sì, Camillo sì. è collo, naso e l'orecchio un po' meno, per motivi di scelta così, eh, di per terapia. Per non fare i tuttologi probabilmente. Non si può, nessuno, nessuno fa tutto, per cui diciamo il nostro campo è e invece chi fa la chirurgia dell'orecchio, eh, anche lì, come dicevamo prima, in ogni specialità si tende a non cadere subito in sala operatoria, non subito drenare come si faceva anni fa. Appena il bambino aveva l'orecchio ovattato si, eh, si faceva un taglietto nel timbro e si infilava il tubicino. Dopo ci rimane la cicatrice, dopo quando viene tolto, rimane un, una membrana rigida un po' dà qualche problema. Allora Grotta del Sale è stato un aiuto perché liberandolo sì. dal davanti la citologia stessa, mh, spesso eh, colleghi di altri mh, Ecco otologi, ci propongono infatti dalla regione una, eh, una tipica eh, sì, immagine sì, sì. della Grotta del, del Sale dove tutti eh, i miei nipotini diciamo sono. Diciamo che anche, anche i nostri colleghi delle Fille San Camillo che dell'ospedale e degli ospedali di, diciamo, della zona. Emilia e Romagna, Piemonte, eccetera, eh, appoggiandosi alla citologia, in diversi casi riusciamo a trattare Sono stati risolti bene. Sì, riusciamo anche. Perfetto. Eh, e a so andare. che lei invece, comunque, consiglia, sempre in caso di bambini anche con le adenoidi o con questi problemi sì. di riniti, il mare. Il, il mare invece sì. è un toccassano. Il mare è un toccasana generale. non solamente per il sale. Eh, diciamo marino che ha un'azione antisettica ma anche per i, i sali iodati che sono proprio dei decongestionanti tant'è vero che nella industria farmaceutica le eh, composizioni iodate anche in collutorio, famoso, senza fare nomi commerciali, hanno un'azione antibatterica quindi il sale iodato, i sali marini non iodati del mare eh, aiutano molto tant'è vero che io ricordo sempre quando ero, ho vissuto quasi 30 anni a Genova le mamme al mattino ancora buio, alle 6 di mattina in inverno c'erano questi muretti sul mare di Genova, portavano i bambini a braccio così, a respirare l'aria del mare prima di portarli a scuola è come fosse una terapia, una terapia termale naturale e, e le forme infiammatorie nostre della, della nostra pianura padana sono molto aggressive, non abbiamo il mare qui, non c'è il mare e faccio una piccola digressione Molte famiglie vengono a vivere in Lombardia dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla, perché qui c'è il lavoro, diciamo, e molti si ammalano. Vengono qua, dicono: Ma stavamo così bene a Ischia? E detto: certo, state bene a Ischia perché è un'altra. Un e eh, un bene tutti. A bene tutti. Ah, e allora, così, a volte si scherza, si fa un po' di battute, e, perché la nostra area, diciamo, che lo dimostrano gli articoli sui giornali, è un bel problema. Ecco. Quindi, per quello che la citologia a Cremona è diventata importantissima, perché qui c'è. C'è tanto materiale da studiare, ecco, voglio eh, dire. Sì. I nostri colleghi della, sì. della, della Sicilia, eccetera, quando ci incontriamo Senta. nei convegni, dicono, Frebacco, tu hai delle, delle, delle patologie, dei quadri eh, cellulari che noi ce li sogniamo. Una casistica eh, certo, completa. Siete, siete a, a Sumare, siete alle Isole Gatti, siete, cioè è difficile trovare tutto lì. Il clima è importante. Ecco, tutto eh, sì. Sì. eh sì, sì. Sicuramente anche le forme allergiche migliorano Migliora, al mare. Ci sono anche nelle città di mare, ma non certo. ma sono magari... Più ecco, mi interessa anche un capitolo che a volte viene un po' trascurato, il discorso delle cosiddette allergie crociate, perché sì. ricordo che in passato lei ci aveva parlato di, appunto di questo calendario sì, 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 degli sì. allergeni, che però certo. veniva fornito insieme anche a una sì. sorta Questa, di guida di alimenti sì. È una bella, una bella domanda sostanza. perché è la nuova frontiera e, un pochettino. E quindi ci porta un po' anche a quello che ci, ci piace molto, a a che è parlare la, di porta la cibo. filosofia di Telecolo, cioè sì, alimenti, senso, gli alimenti. Gli alimenti sono importantissimi. E volevo fare due piccole, due piccole precisazioni. Da un lato, anche gli allergologi lo sanno, anzi sono loro che ce lo insegnano, ci sono le allergie crociate, cioè persone che hanno allergia a certi pollini in certe stagioni eh, devono stare un po' accorti di non assumere cibi che contengano in pratica queste sostanze. Quindi facciamo il classico esempio del. Della, della regia alle graminace nella stagione dei pollini, che sono eh, aprile, maggio, giugno. Che erano? perché adesso, che erano, adesso sono un po' più mescolate, però diciamo classicamente certa frutta, le arance, le, 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 il kiwi, le, il sedano, le patate, il pomodoro, sono stare un po' attenti in quel periodo lì. E noi diamo proprio degli. Ma anche gli allergosi, non siamo solo noi: diamo delle, delle, tab, delle, delle cartelle di riferimento che la persona attacca in cucina e sa quando c'è la, la stagione, eh, perché questo riguarda anche le allergie più eh, tipo l'acaro, la polvere, eh, l'acaro dura tutto l'anno, allora lì ad esempio l'attenzione è di non, eh, di non assumere troppo eh, le, diciamo, i molluschi, i molluschi danno anche le, vabbè, le lumache, da cui chiama le lumache, quindi ci sono le, i gamberi, ad esempio i gamberi, i molluschi l'acaro non vanno d'accordo e questo, questo schema fa capire che il, il campo delle allergie è enorme, cioè gli alimenti è un argomento di cui non si è mai ben parlato e noi lo stiamo affrontando con le allergie cellulari, cioè quelle che si vede che la prima non è allergica a nulla come polline, l'esame è negativo e noi vediamo le cellule allergiche qua, allora ci siamo chiesti, ci sarà un contatto con gli alimenti anche in queste allergie che non hanno un... Con non lega, sono legate alle sostanze volatili, cioè ai pollini. Non si sa, è ancora un campo nuovo, però noi abbiamo fatto come Accademia un elenco di alimenti che durante l'anno sono i più frequenti come allergizzanti, che danno fastidio. Ad esempio il sedano, il sedano dà un sacco di problemi, il kiwi, il kiwi c'è in tante allergie, si toglie il kiwi che dà problemi. Questi 5-6 alimenti, anche le patate, mh, messi insieme abbiamo provato a dare nelle persone con allergia cellulare che ci chiedono, mi scuso, devo stare attento a qualche cosa che mangio e non c'è risposta, cioè non si sa, è stata scoperta tre anni fa la cellulare, la allergica cellulare non si può dire se è legata agli alimenti, però togliendo quegli alimenti lì la persona sta meglio. Hanno quindi vuol dire che c'è un collegamento, c'è un collegamento fra gli alimenti, è un campo uh, misterioso per i dietologi, per i nutrizionisti, mistero totale. Visto che bene. Sì, quindi bisogna avere anche un po' di umiltà, cioè quel, quel dire la verità, è questa la verità, non è vero, cioè bisogna studiare, dare a vedere, confrontare, il contatto anche fra le specialità è importante, cose che per tanti anni si è fatto poco, cioè ognuno guardava... Guarda tante volte il proprio territorio di lavoro e non, non c'è contatto. Invece, contattare aiuta tantissimo a capire tante cose. Una cosa data per certa dall'oculista io l'Ottorino lo non lo sapevo, lo imparo e mi serve per la diagnosi. Quindi, certo, bisogna sì, che sì. ci sia un po' un'umiltà un generalizzata che tante volte è latente un po', ecco eh, tutto lì. Beh, Noi abbiamo la nostra idea un pochino istituzionale sì. che all'origine ci siano sì. molti latticini, che sembra essere un po' confermata. Latticini, sì, sì, sì. esatto. Cosa, da, ovviamente dal punto di vista scientifico, Caseina si sa che dà dei problemi rossi, cioè nell'ambito anche oncologico. Cioè, mh, bisogna un po' capire, non, non credere che la propria parrocchia sia tenutaria della verità. Non è vero. E quindi non piano piano andare avanti non è vero. e sì, indagare. Sì, sì. Molto interessante. Allora siccome volevamo appunto questa sera essere utili per tante patologie, non possiamo non approfittare sì. della presenza della dottoressa Pomini sì. per arrivare ad esempio agli occhi. Si diceva che sì. spesso quando c'è una forte rinite sì. ci sono anche gli occhi sì, in grande sofferenza, vero? Il naso è in comunicazione con l'occhio da attraverso le vie lacrimali, sì. per cui le, diciamo, ci sono dei canalini che partono dall'occhio, scendono e vanno nel naso, per cui... Chiaramente quello che scende c'è anche della roba che sale, fa più fatica a salire, però certo. si può, può salire. Ecco, eh. si fa la citologia anche sì. nella diciamo mucosa dell'isola. Esatto, occhi. chi fa citologia un pochino deve un po' capire l'anatomia, cioè sapere un po' l'anatomia, cioè sapere che il naso non è una fine a se stesso ma è legato alle cavità paranasali, quindi certo. frontale mascellare, etmoide che sarebbe il solaio del naso, il tetto dove e poi, poi ci sono dei contatti anche profondi con strutture più profonde e fra le quali i canali naso-lacrimali che fanno comunicare proprio la cavità del, del, del naso con l'occhio. Quindi eh, l'anatomia che è abbastanza complessa dei segni paranasali. Ehm, Diciamo, fa chiarezza su questa cosa, fa chiarire che ad esempio anche la zona tubarica, cioè sapere che la parte profonda del naso contiene l'orifizio dove scarica la cassa del timpano, l'orecchio scarica attraverso questo piccolo canale chiamato tromba deustacchio, tubo, tubo uditiva, nel retronaso. Allora fa capire il perché alcune patologie nasali con eh, naso chiuso, eh, secrezioni abbondanti. La persona dice: Mi sento anche l'orecchio tantissimo, cioè, l'orecchio chiuso. Come mai? È la stessa cosa come l'occhio, cioè, l'occhio parte dall'alto, l'orecchio parte lateralmente. Quindi, sapere queste cose, eh, collaborare anche con gli specialisti, anche gli audiologi, quelli che tante volte eh, mandano le persone, anche i bambini, per motivi di udito abbassato, il bambino sente poco, ma non è un abbassamento legato al nervo che è sofferente e allora il bambino tante volte deve fare la, eh, diciamo, purtroppo la, la protesizzazione acustica perché non sente, perché c'è una lesione anche congenita del nervo, ma perché proprio c'è la cassa del timpano, quella dove passa l'onda sonora che è impregnata di muco, no? di col, quasi collagenosico, quasi mucilaginoso, rimane lì da tanto tempo. Allora, prima di pensare come dicevamo prima al drenaggio chirurgico del taglio del timpano e dell'aspirazione del muco, si va a vedere davanti se si riesce a liberare con i famosi lavaggi con queste sono usciti questi dicevo prima queste siringhe proprio che vengono caricate con delle cartucce vengono caricate e poi con dei con, con delle, diciamo, con delle, eh, eh, piccoli accorgimenti che tengono Tutta la narice, non è che si entra nella narice, si appoggia a, a cupola nella narice e con una debole pressione arriva fino all'adenoide. È la novità degli ultimi settimane, verrà presentata nel congresso di Roma di maggio. Ma sono dottorini. già in commercio queste serie? Sono già in commercio, sì. Non sono ancora molto conosciute perché sono appena uscite. Le ditte cominciano eh, a metterle in commercio eh, con acido di aluronio, con soluzione fisiologica e il vantaggio è che è molto meglio che l'aerosol anche lì c'è un po' la polemica l'aerosol va molto bene io lo dico sempre per le vie respiratorie basse cioè per la broncopatia per le... ma nell'ambito nasale e orecchio serve poco l'aerosol le mamme stesse che sono le prime a curare che capiscono subito se il farmaco funziona o no dicono "Guardi che il bambino già, ha già fatto già 20 aerosol non risolve niente perché si disperde mi è stato fatto un lavoro tre anni fa sulla Ehm, quantità di farmaco contenuto e che arriva a bersaglio, cioè uno fa l'aerosol. È stata fatta una valutazione con gli isotopi radioattivi non dannosi, cioè con la scintigrafia si è visto quante molecole di aerosol arrivano a bersaglio. Qua. E il 4%. Poco. Ah, è il 96% l'abbiamo trovata nello stomaco. Ecco. Di Invece conseguenza, però, eh, l'aerosol è indicato per le vie respiratorie basse, bronchi, bronchi. Eh, trachea, e quello va bene. Arriva per l'80%, anche di più, invece qui con l'aerosol, così arriva il 4%. Cioè, allora, invece lo spray arriva per il 70% e questi nuovi spruzzatori arriva per il 50-60%. Quindi, aumentare la quantità di farmaco o anche naturale. Che arriva a bersaglio. Benissimo, quindi questi spray che servono per i lavaggi, che raggiungono l'obiettivo, anche quello lontano delle adenoidi, certo. possono essere Utili. se non risolutivi, perché ma comunque tengono, una parte esatto, della diciamo cura. Teniamo lontano l'allergene lavandolo dal bersaglio e facendo un pochino ridere le mamme diciamo teniamo lontano la suocera dalla nuora. Per Beh. cui praticamente <ride> è una bruttissima Questo. cosa che ho detto, però perché non è vero, non è sempre così, però insomma fa capire un po' la questione. Ecco. Bene, perfetto. Allora noi restituiamo ancora la linea, continuate pure a chiamare, io sento squillare il telefono e mi raccomando domande di qualsiasi genere legate possibilmente a queste patologie che abbiamo testé elencato e vi aspetto tra un minuto circa. Eccoci qua, siamo in compagnia del dottor Enrico Maffezzoni che come avete avuto modo di apprezzare... È un bravissimo dottore, ma è anche una bravissima persona, anche molto simpatico. Ci ha fatto un po' sorridere con la dottoressa Pomini, anche pur parlando di patologie terribili. Lei vuole fare un annuncio al riguardo, parlando delle sue esperienze al pronto soccorso del San Martino di Genova, dove conferivano moltissimi eh, incidenti, subacquei. <ride> incidenti subacquei, essendo una sì, città sì. di mare, insomma, quindi pescatori. Certo. Di Cernie che si infilzavano a vicenda. Federica, tu hai questa responsabilità sì. di, di dirci una notizia che è, è anche una grande speranza, speriamo una, bene. Eh. No, non è una notizia sulla terapia, è una notizia sulla causa della sindrome laterale amiotrofica. Cioè i ricercatori dell'Università di Trieste, i neurobiologi, facendo degli studi sulla Drosofila, che è una mosca hanno trovato che anche le drosofile ammalano di sindrome laterale amiotrofica e hanno visto che, quest, che facendo gli esami eh, del, del DNA hanno visto che a queste drosofile manca un gene, ma proprio manca, non c'è, e queste drosofile si ammalano di sindrome laterale amiotrofica. Ho capito, e, e, la, e, e hanno la fatto causa anche sarebbe di natura, di natura genetica, genetica? Genetica, sì. Ho capito. E, e pare che aggiungendo questo gene le drosofile si comportino normalmente, per cui hanno fatto la prova del 9. Eh. Non certo. è che, Invece Carlotta Chiappani, che è la nostra segretaria di redazione, intanto che parlavamo di questa notizia, siamo in una trasmissione medica... E rubiamo qualche minuto al dottor Mafezzoni ma glielo restituiamo senz'altro e ci ha stampato invece la notizia che eh, verrebbe dalle molinette l'ospedale di Torino. Questo Insomma. per la terapia, però. Esatto, un, una buona notizia infatti di una, una cura, sia per la SLA... Che per l'epilessia e la sclerosi multipla. Ecco, Ci potrebbe essere in arrivo una, una cura di tipo in rivoluzionaria, insomma, ecco, staremo a vedere. Allora diciamo che tutte queste notizie sì. che sono eh, sicuramente esaltanti, che danno eh, grande aspettative, grande fiducia, perché stiamo parlando di malattie molto gravi purtroppo. La SLA soprattutto credo che sia la più. Crudele di tutte e, mh, devo dire che, insomma, dopo bisogna, bisogna vedere in realtà, in pratica, se ci sarà proprio una ricaduta e questo, quello che ci aspettiamo tutti, in sostanza, il sollievo da tanta sofferenza. Comunque, grazie per aver annunciato. No, Io adesso. Invece... Quello che fa piacere perché tutti dicono: no, si fa ricerca, non si fa ricerca. Prima di tutto si fa ricerca e ci sono i ricercatori e anche bravi, ci sono le teste, le intelligenze che trovano le cose anche senza avere dietro delle grandi industrie farmaceutiche. Cioè sì, no, infatti aspichiamo che la ricerca sia sempre più indipendente. Sì, allora. Tant'è vero che, rilacciando il discorso del dottor Sapomini, l'esame stesso, tornando nel nostro ambito citologico, è di poca spesa dal punto di vista... Questo eh, mi fa piacere sottolinearlo, perché poca... in tempi che stiamo vivendo, sì. dove sentiamo parlare di cifre stratosferiche, esatto. la nostra regione, la Lombardia nella sanità spende quasi l'equivalente di una finanziaria, certo, certo. in sostanza. Diciamo che e è... quindi parlare di un esame che, in sostanza. Cioè diciamo prima... che a parte la spesa del, esatto, del, del no? microscopio, diciamo poi dopo, fra tutto il resto degli strumentari, la spesa è molto contenuta. E, e questa è stata, sempre rilacciandomi, una idea italiana. Quando noi l'anno scorso e due anni fa abbiamo portato la citologia. A conoscenza, a conoscenza della, della Spagna, Madrid, eh, Parigi, eh, Londra, mh, Berlino, eh, Stoccolma, alcuni colleghi sono andati a da Stoccolma dalla nostra accademia, mh, non sapevano di cosa si trattasse, cioè è stata un'idea italiana, hanno detto incredibile, geniale, eh, abbiamo capito tante cose. Questo è lo strumentario, eh, anzi ringrazio di aver messo questa... Il microscopio è a sinistra, è un microscopio a mille ingrandimenti, quindi di un certo valore ma non stratosferico. Poi sono i coloranti, i coloranti normalmente si vengono ordinati dalle, ditte, dalle, dalle industrie che lo fanno, anche in nostre file San Camillo facciamo l'esame citologico con la richiesta mutualistica dell'ASL, una spesa che non supera i 24-25 euro di ticket e, e vedete che lo strumentario è, è più il tempo che bisogna dedicarci ed è ecco ritornando. quello sì piuttosto. il tempo purtroppo il tempo è quello che perché tante volte nell'ambito della ricerca delle cellule la tendenza anche io nei primi anni in cui facevo questo e gli allievi che cominciano e sono purtroppo pochi eh, perché non c'è mai tempo non c'è più tempo per niente invece qui bisogna avere tempo di studiare la cosa ci si accontenta e si, si crede di avere in mano la, la soluzione del problema guardando una parte del vetrino. La prima cosa che si vede è, ah, è questa qua, le diagnosi. No, bisogna invece essere molto tranquilli. E noi abbiamo dato degli schemi di passare tutto il vetrino in analisi. Tutto il vetrino va controllato, perché a volte sono le ultime propaggini del, del muco che è stato prelevato a dirci la verità. Sul, a volte la cellula chiarificatrice è nell'ultima casella, che uno dice: Ma tanto so già di cosa si tratta. No, è là che c'è la verità. Quindi, bisogna stare qualche ora. E quindi è quello purtroppo è un po' il limite dell'esame. Noi siamo già pronti per ricevere le telefonate perché abbiamo tante altre cose da dire e quindi certo. potremmo andare avanti anche l'intera serata se fosse possibile, però se c'è voglia da parte vostra di comunicare oppure domande noi siamo già qua. Allora eh, vorrei farle in... spendere questi due minuti in attesa di smistare le telefonate per farle dire, dottor Mafezzoni, eh, lei si era messo anche a formulare delle pomate, no? Allora, sì, il lavaggio sicuramente, certo. la pomata che sì, può nel la... naso può aiutare esatto, a rigenerare. è molto importante questa cosa. Cioè no, ma... Io lo dico perché da persona che ho pochi raffreddori, sì, per fortuna, sì. ma quando mi vengono mi piago il sì, naso esatto. e non, non ce ne vado a capo. Tanto è vero che qui faccio una piccola eh, postilla. Cioè, non, fino a poco tempo fa, quando non c'era questa conoscenza cellulare, eccetera, le pomate che venivano utilizzate a livello... Eh, farmacologico eccetera, erano sempre poche, poche. Mh, puntavano quasi sempre tutto sulla componente balsamica, cioè sulla componente con eh, diciamo, eh, derivati del, 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 diciamo del pino, dell'abete, che sì. hanno un'azione eh, mu mucolitica, cioè di drenaggio del muco attraverso un'azione aggressiva, il muco lo si scioglie se lo si aggredisce. Molte forme di rinite virale, eccetera, hanno proprio queste piccole raghe, queste piccole spaccature nasali. Con la terapia balsamica è dolorosa la pomata balsamica. Allora si è capito che è meglio lasciarla perdere in tanti casi. Nelle terapie, infatti, questo acido ialuronico, che abbiamo dato anche il nome commerciale, eh, che diciamo non è, ci sono tante ditte che lo preparano, eh, è un prodotto che non ha contenuto balsamico, ma ha un contenuto protettivo, umidificante e rigenerante, quindi è una completamente diversa. E allora non è doloroso e funziona. Così anche eh, noi abbiamo preparato anche tramite mh, qualche farmacia cremonese che c'è stata di aiuto, delle pomate preparata al momento in cui, in cui si è fatto come una miscela di sostanze, quindi un po' di acido ialuronico, un pizzico di antibiotico mirato, eh, un, un sale marino Mirate, diciamo, non eh, isotonico, cioè non troppo calico. Cioè quando si vede poco muco nel naso, ma solo una forma irritativa è inutile dare il fluidificante, è inutile dare i derivati dello zolfo, eh, irritano. E anche i sali marini, addirittura e qui mi attirerò le polemiche. <ride> le cure termali qualche volta fanno peggio perché mm. l'acqua termale mi interessa se molto se però molto adesso ricca, rispondiamo a ecco. una telefonata e poi Buon io mio. me lo segno qui sì. perché le terme sono una grande passione grande della persone, sottoscritta sì. esatto. e, però mi interessa tanto sapere quando sì. fanno bene e quando invece sì. possono essere addirittura controproducenti pronto? pronto? sì buonasera buonasera sono Flavia Bergamo Posso mi ripeta una... il nome, scusi, perché sento... Sì, mi chiamo Flavia. Flavia. Siamo da... Sì. Bene, Flavia da Bergamo. Esatto. Dica... Buonasera, Dica volevo fare una domanda al dottore. In quanto io sono recidiva da poliposi nasale, ho subito anche un intervento di turbinopatia, setto nasale, deviazione, e attualmente mi ritrovo ancora con dei polipi nasali. Purtroppo certo. chiedevo al dottore se è possibile fare l'esame che ha illustrato in modo sì. semplicissimo, chiarissimo, anche a Bergamo. Allora, e certo. che tipo di consiglio mi può dare? Io attualmente sto utilizzando un, uno spray cortisonico perché soffro di, eh, di, di rinite allergica. Che dal test cutaneo ha rilevato una, una percentuale bassissima alla parietaria. Sì. Quindi mi ha confermato il discorso che faceva lei sulle allergie certo. che sì. a livello cutaneo sì. non vengono segnalate ma che eh, potrebbero comunque essere sì. nel naso. Certo, signora la ringrazio della telefonata e, e lei pone un quesito abbastanza complesso che, che merita qualche risposta. Da un Grazie. lato, cercando di essere sintetico, la poliposi nasale i turbinati ipertrofici a cui è stato sottoposto come intervento il setto anche deviato, è una triade, spesso una triade molto fastidiosa ma non è tanto il setto nasale quanto i turbinati e i polipi sono le strutture che da un lato il turbinato fisiologico tutti abbiamo i turbinati si gonfiano nelle forme allergiche perché c'è una risposta proprio del turbinato che è molto ricco di cellule che abbiamo visto nei confronti delle sostanze estranee poi ci sono i polipi. I polipi è un enorme argomento che è stato dibattuto negli ultimi vent'anni e si è capito solamente negli ultimi tempi da che cosa nascono questi polipi. Sono proprio delle, delle sacche di tessuto piene di liquido che. Per gravità, cioè per il peso, si, eh, come dire, è, una, è un tessuto del naso che si infiamma e per il peso dall'alto, non a caso i polipi più diffusi sono quelli etmoidali, cioè quelli che nascono dal tetto, e dal tetto che per gravità, per peso scendono, eh, occupano le cavità nasali ed è l'espressione meccanica, cioè di occupare spazio da parte di un tessuto infiammato, che può essere allergico, cioè la. L'89%, studio recentissimo di una pubblicazione recentissima a cui abbiamo partecipato anche noi, lo, quasi il 90% dei polipi sono allergici. Prima si diceva fino a due o tre anni fa: 50% sono allergici, 50% sono infiammatori. Non è vero? 90% sono allergici. Io tutte le volte che faccio una citologia nasale trovo gli osinofidi, trovo le cellule allergiche. Mi ricordo quindi. è la controprova che il polipo è allergico. C'era raramente trovo le cellule infiammatorie. È assolutamente inutile tirarle via. Ecco, però ecco, tirarli via succede questo. Che cosa fare, intanto? Da un lato, l'intervento del polipo, eh, quando il polipo è molto voluminoso e occupa molto spazio, risponde poco, anche sgonfiandolo certo. con le tecniche mediche, se non chirurgiche, si riduce, ma non di poco, quando è andato troppo avanti. È un elastico che si è sfiancato, allora bisogna toglierlo perché il polipo abbonda, diciamo, che occupa spazio crea dei problemi non solo respiratori, l'aria fa, fatica ad entrare, ma eh, di eh, diciamo sinusite, cioè tutte le cavità che scaricano nel naso hanno questo tappo che non fa scaricare il muco, quindi con persone che hanno mal di testa, febbri, il muco si diventa purulento, eccetera. Quindi è corretto toglierli, però, eh, però appena dopo l'intervento noi consigliamo, non noi, l'Accademia consiglia... La, le linee guida di fare subito la citologia se uno ha già fatto l'intervento per capire che cosa fare e, e perché non ricrescano perché i polipi purtroppo hanno la caratteristica di recidivare sono se non questi si, dunque, se non quelli che vediamo nell'immagine sì, che, che possono ehm, diventare molto grossi nella parte anteriore sono quelli chiamati etmoidali, quelli più lunghi quelli che sporgono da questo piccolo salsicciotto sono quelli mascellari cioè quelli che si raccolgono nella cavità del viso e che togliere diciamo, con degli strumenti particolari si riesce a togliere dalla parte profonda del seno macellare, quegli altri invece arrivano dal naso o si tolgono dal naso. Per far sì che non ricrescano bisogna eh, fare di tutto per capire la natura del, del polipo, noi abbiamo detto che è allergico, però mh, tante volte nel scatenamento del polipo sono le sovrapposizioni batteriche e anche quelle virali che lo... Irritano, irritano la mucosa in modo che il polipo aumenta di volume e, e si ingrossa. Prevenirlo è una grande opportunità, e effettivamente il consiglio alla signora della signora è l'esame citologico, che in genere andrebbe fatto prima che nascano i polipi, ma ormai a, a voi già scappati ma, si va a capire cosa c'è. Ecco, ma dottor Maffezioni, ma di solito uno può accorgersi mh, quando sì. incominciano sì, ad abbozzarsi? La, Perché la, lei una volta in una trasmissione. Ci disse che era riuscito a fargli rientrare, era, sì. sembrava quasi un miracolo. Esatto, cioè, qualche volta la parete era ritornata sì, a zero. Succede, succede anche abbastanza spesso. Quando il polipo, diciamo prima, non è troppo voluminoso, è in fase di crescita, quindi è come un, una boccia, diciamo, io uso dei termini, eh, come un lampadario che scende dal soffitto, ma non è ancora sceso fino al pavimento, si riesce con delle cure mirate, raccogliendo le cellule del polipo a dire è questa la cura. E allora il polipo non è più alimentato dall'istamina che li fa gonfiare e si ritrae, si ritrae, e a volte addirittura non si notano più i polipi. La valutazione è, si fa con la fibroscopia, cioè con la luce fredda o anche col fibroscopio infilando questi tubicini. Adesso la diagrama è molto fine del polipo che comincia a ricrescere, lo si vede, a volte senza continuamente fare tac, radiografie, che sono tossiche, insomma, non si fanno proprio. Eh, ma andando a valutare nel tempo quindi il famoso follow-up, cioè che è un termine inglese per dire sì, il sì, controllo post-operatorio di cosa sta succedendo è giusto. Noi addirittura, così allungo la risposta all'infinito, eh, diamo adesso le pagelle preoperatorie. Cosa vuol dire? Sì. Nel polipo. Abbiamo due pazienti ricoverati nella stessa camera. Tutte e due il giorno dopo vengono operati di polipi nasali. Hanno un attacco più o meno uguale. E, eh, eccetera, vengono operate con la stessa tecnica, vengono tolti tutti i polipi. Si fa un controllo dopo mettiamo due mesi. Un paziente dice per bacco tutto pulito: che bravo, chirurgo, fantastico! L'altro è ancora pieno di polipi Loro e te recidivano lo, spesso. Recidivano. Dice, come mai, dottore? Io sono, il mio compagno di stanza è pulito e respira bene. Io sono ancora chiuso. lei quel giorno lì era disattento, ma ha fatto un intervento non corretto. Non è vero, erano due condizioni preoperatorie diverse. Uno aveva un, un, un voto in pagella di un tipo, l'altro di un altro. Questo voto lo si definisce attraverso il tipo di cellule che vediamo. Noi abbiamo un paziente che è allergico all'aspirina, quindi allergia grave, che è allergico all'aspirina, ha un'allergia potente. Ha i mastociti, le cellule di prima, che sono molto cattive, fanno nascere polipi ogni piesso spinto. Ha un suo punteggio. Chi ha invece le cellule eosinofili, che sono meno aggressive, è allergico anche lui, non è allergico all'aspirina, ha una minore reattività, quindi è operato, risponde meglio, dura molto di più il suo benessere che non l'altra persona. Per cui eh, la condizione, quindi uno deve saperlo prima di fare l'intervento, a che cosa va incontro? Se la signora ha nell'esame del muco cellulare. Quindi lo deve fare. l'esame Adesso ha già fatto l'intervento, quindi si fa di tutto per non farli ricrescere, eccetera. Però mh, mh, fare un monitoraggio diciamo, del naso anche nell'ambito dei polipi è fondamentale perché. Perché ehm, c'è polipo e polipo, pur, anche con la Per i polipi, cosa. vale per la poliposi, lei ha avuto anche i problemi, Turbina, i turbinati sì. sicuramente. Vale il discorso del lavaggio, sì. della pomata. La terapia, diciamo, va. La terapia, però, questa è una bella domanda. Eh, fatta. La terapia che rispostona che stiamo dando a questa persone è enorme. È un campo enorme. In nome, la poliposi, eh, la signora ha fatto una bella domanda. Mm, la terapia si dà in base all'esame cellulare, ah, ho capito. Se una poliposi complicata da virus. Non possiamo esagerare col cortisonico. Lei poi giustamente, la signora Flavia, ha detto io ho l'allergia la modesta alle parietarie. Non è quella la causa del polipo. È l'allergia cellulare che si è visto che è molto più frequente come causa dei polipi che non quella alla parietaria eh, o alle uh -huh. graminacee. È quella cellulare che è quella cattiva. Quindi è lì che bisogna intervenire non pensando alla stagione della parietare che è aprile, maggio e dura anche dura 4-5 mesi ma a quella cellulare che dura tutto l'anno. Noi abbiamo dei polipi che, che ricrescono perché la persona è convinta di essere allergica, a una betulla, fa la cura due mesi, dice, sono a posto. Appena ho finito mi è nato il polipo, perché non era l'allergia alla betulla la causa, ma era l'allergia doppia, quella alla betulla e quella cellulare che dura tutto l'anno, che è indipendente dalla betulla e che si scopre facendo l'esame del muco in stagione morta, cioè uno fa l'esame adesso, la betulla non c'è nell'aria, se io trovo tante cellule allergiche vuol dire che ha all l'allergia, cellulare non c'entra la bettula e dura tutto l'anno la cellulare, è quella che scarica e che fa produrre molti più polipi. Bene, quindi salutiamo la signora Flavia da Bergamo e mh, la buona notizia è che si sta diffondendo la citologia Ecco, chi vive a Bergamo gli... chi c'è, eh, purtroppo a Bergamo è ancora una zona un po' scoperta. È ancora un po' scoperta, sì, vero? Po scoperta. Però guarda, a livello universitario si stanno sì, un po' muovendo sì. tutte le università italiane. Quindi se ci ritroveremo per dire l'anno prossimo, fra qualche anno, sì, sì, non sì, ci sì. sarà più problema. Ogni città avrà il suo centro. A Bergamo non è poi così distante. Non da è distante, Vabbè, però c'è Cremona a Milano, Cremona a Milano. Una sì. eh, Varese, I centri, Varese. I centri, Milano, Milano no. c'è un collega anche a Milano. Eh, sì, Milano Comunque c'è la possibilità di avere siccome tutti andiamo su internet esatto. adesso. Andiamo a cercare eh, www.aicna vuol dire accademia italiana di citologia nasale www.aicna.it. Lì ci sono i, i regione per regione, i colleghi che praticano la citologia nasale. Eh, diciamo valida, ecco, non certo. è, quelli che. Sì. Benissimo, adesso in attesa di un'altra, mi avete fatto dei cenni ma non so interpretare, telefonata, pubblicità. Possiamo proseguire, però mi deve dire che cos'ha lei contro le terme? No, no, io beh, no. Che non c'è niente di più bello di una vacanza termale. Male. No, mi scherzo. sono male, le terme sono un presidio si è io, io ho, ho anche dei colleghi che lavorano. Alle presidio eccezionale, diciamo le cose subito come stanno. Cioè, è un presidio eccezionale. Le terme, ultimamente, negli ultimi anni, si è scoperto, fra l'altro, che l'acqua termale non è solo un no, lavaggio farai. per il catarro, non è solo una detersione per le secrezioni, ma ha un'azione antinfiammatoria l'acqua termale disinfiamma, cioè lavora poco sul catarro, a volte, ma è più. L'unica cosa che noi con la cistologia abbiamo capito è che a volte vedevamo qualche persona che veniva nel nostro ambulatorio dicendo sono andato alle terme e sono tornato peggio di prima, più infiammato. Allora facciamo l'esame citologico, vediamo ad esempio che ci sono delle forme irritative, anche virali o anche di tipo eh, da infiammazione cronica, che beneficerebbero di certe terapie. Un pochino modeste, cioè non troppo aggressive, come dicevamo mm. prima, non il balsamico. Le terme invece, alcune terme, non facciamo nomi, ma quelle ricche di sali, mm -hmm. eh, irritano, devono smu smuovere il catarro, sono nate per quello. Quando uno va là e non ha tanto catarro, solo un fatto infiammatorio, si infiamma, si irrita. Allora bisogna scegliere eh, però non è facile, vi in mano l'esame citologico scegliere il tipo di terme adatto per oh, il proprio capito. naso. Non è facile, spesso noi consigliamo delle terme a basso contenuto salino. Facciamo anche un esempio: esatto. Sirmione. Sirmione, facciamo il balneario, Quelle, le terme vicine alle montagne. È alle montagne, che non hanno avuto ancora il tempo queste acque di arricchirsi di sali. Se, lei va a, se noi andiamo invece a, a Tabiano, tutta la linea sotterranea delle acque si è arricchita di sali nell'andare fin là. Anche, ehm, le, i bagni di Romagna, eccetera, Rimini, sono ricche di sali e allora lì eh, vanno usati in certi casi, ecco, non, non sempre. Ecco. Ho capito, bella questa distinzione, mm. mi, mi interessava molto e penso che... <ride> Ma anche non ho niente pubblico, le terme, eh, Per l'amor del cielo, al limite andate a farvi un bagno, eh, ecco... Cosa. Alla pelle dovrebbe, dovrebbe in teoria far bene sì. a tutti. Eh, C'è un'altra telefonata alla quale rispondiamo volentieri, pronto? Sì, pronto? Sì. Benvenuta. Buona, buonasera, buonasera. Io sono Maria Ida da Como. Da cioè, da, io, io ho gli stessi problemi della signora che è intervenuta un attimo fa con i turbinati, con i polipi inoperabili giudicati dal, dal medico chirurgo, assolutamente impossibili da intervenire, da, rimu da rimuovere perché non, non c'era la possibilità di, eh, eh, di arrivare a, a, ad una soluzione diciamo, che poteva essere ottimale per me. E io telefonavo perché, mh, seguendo voi e seguendo l'alimentazione che consiglia il dottor Mozzi, che tu, tutti conosciamo oramai, sì, chi segue no, le vostre sì. trasmissioni, io nel giro di un mese ho risolto tutte le mie problematiche con, eh, togliendo, a parte il famoso latte, ma togliendo il glutine e avendo fatto più, più prove eh, in, mangiando glutine o mangiando i famosi eh, biscotti, biscottini io ritorno ad avere i miei politi, i miei problemi nasali, il mio, il mio catarro e ci trasmetto nel giro di, di un paio di giorni e io ritorno alla persona di prima senza problemi di, 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 di respirazione, sì. senza problemi nasali, senza catarro, senza nulla. Sì. Ecco, volevo portare la mia testimonianza perché testimonianza. Sem semplicemente mm. escludendo il glutine ecco, e vorrei che magari la medicina tradizionale potesse prendere in esame anche questo fra tutte le, le, le certo. soluzioni possibili, immaginabili. Sì. Grazie. Sì, signora. Grazie. La ringrazio della telefonata e della testimonianza che è importante. Questo avvalora ancora di più quello che dicevamo prima, cioè la medicina trad cosiddetta tradizionale, la citologia sì. è una specie di, come dire, di, 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 di prolungamento della medicina tradizionale, perché è lo studio delle cellule, però non deve dimenticare tutto quello che c'è intorno, perché la tendenza molte volte del medico tradizionale è quella di trascurare, di essere depositario della verità. Non è vero eh, la presenza di questa allergia al glutine alle forme anche di tipo, eh, a, a certi tipi di alimenti, noi le, abbiamo, le, le vediamo nella nostra pratica, il fatto di dare al, alla persona l'elenco dei cibi che deve ridurre, perché c'è un collegamento, non è una cosa, non è un voler far soffrire le persone, Tant'è vero che io ho qualche mio assistito, anche qualche mio parente, che è molto ligio nell'obbedire a questi dettami di tipo dietetico alimentare. E io mi accorgo, anche dall'esame citologico, giustamente la signora diceva che quando tolgo queste cose sto meglio. Ehm, che la cosa migliora, ma anche non solo come polipi, eh, perché lì c'è il discorso del polipo che prende peso e qualunque cosa uno faccia eh, no, non riesce a tornare indietro, perché è un fatto proprio di meccanico. Però Quindi la le... signora avrà, eh, che ha parlato di polipi, li avrà quelli, quelli che sono. Diciamo, diciamo, perché se uno ha il polipo, leggeri, quello è evoluto. Mm, io abbiamo visto che abbiamo fatto mille prove con gli alimenti, chiedendo anche al cioè, dietologi, noi in Finesca Samila abbiamo proprio questa cultura anche un po'. Diciamo Ma avete poliedrica. fatto la prova però del glutine. Eh, adesso lei mi farà questa cortesia. Facciamo, facciamo le prove Visto del glutine, che ha questa mentalità la... così aperta proviamo anche sì, pochi. Sì, sì. Pochi pazienti mettiamo gli eleganti. Ma diciamo, glutine, oltre al fatto del glutine, anche il discorso della, 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 della frutta, anche il discorso la frutta che è qualcosa la frutta, di potentissimo. anche del latte. Noi sa quanti casi vediamo noi di allergie con polipi o anche senza polipi, con turbinati enormi. Con... Dice no, io non ho allergie, non ho tutto a posto, ho fatto le proprie. però mi dà fastidio il latte o latte mi dà non lo sopporto. È un segnale per noi importantissimo. Vediamo spesso gli osinofili, allora se uno toglie il latte, è come facesse la, la terapia crociata, cioè toglie quella parte lì, quindi la certo. signora ha ah, ragione, sono, sì, mi sì, fa sì. piacere questa cosa. Sì, soprattutto se come ha denunciato ha un miglioramento sì, anche di diciamo, Va bene, va bene. Adesso noi dobbiamo di nuovo lasciarvi per uno stacchettino pubblicitario, quindi sarà veramente velocissimo e poi ritorniamo con le vostre telefonate e i vostri casi che come vedete sono molto interessanti. molto Bene, siamo di nuovo in diretta in onda e quindi mi hanno detto che mi passeranno già una telefonata. Sono qua. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io sono Francesca Delodi. Benvenuta, Francesca. Grazie. Dica il suo caso al dottor Raffezione. Ecco, il mio problema è un po' diverso da, da, da quelli che ho sentito fino adesso. Io, da una decina di giorni, non ho più l'olfatto e il gusto, non sento profumi, odori. E se mangio qualcosa, non so cosa sto mangiando. Vorrei Bene, sapere signora. cosa è dovuto e come sì, mai succe mi è successo una cosa del genere. Insomma. Allora, eh, ultimamente, la ringrazio signora della, della, della domanda. Eh, ultimamente, negli ultimi due, me due mesi e mezzo, tre le le patologie in Lombardia di disturbi dell'olfatto dell e anche del gusto eh, sono aumentate. Abbiamo fatto una statistica. E spesso succede. Prima era abbastanza raro, adesso invece allora sembra che questa situazione, qua, se la signora non ha polipi, che eh, sia legata proprio ad un fatto infiammatorio delle vire respiratorie alte, il, ehm, il, ehm, il nervo dell'olfatto è un nervo che trova la sua mh, radice periferica nella zona alta del naso, nella zona delle dell'etemoide. In quella zona lì. Eh, queste fibre captano le molecole di odore che arrivano e le trasferiscono al nervo olfattivo che è nella parte diciamo, anteriore del nostro cervello eccetera quando non arriva l'odore le cause possono essere alcune più importanti la prima è che ci sia un'aggressione virale noi lo vediamo dall'esame proprio virale il virus va nel nervo e lo sfiocca, cioè lo, lo, proprio lo rompe, lo, 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 fa, lo lesiona, è come lesionare un cavo elettrico, cioè lo, lo, lo taglia in parte. Eh, questa lesione del nervo su base virale eh, crea difficoltà nel sentire gli odori, eh, allora dipende dal tipo di lesione, se la lesione è parziale, cioè una parte del nervo è in genere quella colpita no, inizialmente, quella più delicata, quella che sente gli odori più fini, sì. vaniglia, Caffè, eh, diciamo, lavanda, questi sono i test che noi facciamo, eh, mh, viene colpita la parte più delicata, mentre invece la parte più eh, grossolana chiamiamola, del nervo, quella trigeminale, sente ancora qualcosa tipo la trielina, gli odori più forti, l'aceto, la, il cloroformio, queste cose. Quindi bisogna fare una prova olfattiva per vedere che cosa è successo, ha colpito la parte, o tutto, a volte troviamo addirittura che tutto il nervo non risponde. Eh, allora, lì ehm, un'altra causa possibile è che ci sia un'infiammazione anche allergica, senza polipi, senza che sia proprio il polipo, ma che ci sia un imbottimento, un aumento di spessore della zona alta, chiamata il solaio, il tetto del naso, dove pescano queste cellule olfattive, queste fibre, perché sono come dei fili. Quindi le, il, il nervo olfattivo è funzionante, ma la molecola non riesce a passare perché c'è un imbottimento del tessuto. Quindi la causa è diversa, lì basta fare una cura che decongestiona la parte allergica, che non fa passare, la persona recupera l'odorato. È più grave invece nell'altro caso, in cui proprio il nervo che è stato colpito, è il cavo elettrico che funziona poco, sì. per intenderci. Allora lì la purtroppo c'è un atteggiamento a volte un po' eh, di rassegnazione, eh, anche diversi colleghi dicono giustamente: ma ormai non c'è più niente da fare, mentre invece il nervo ha una sua capacità di, leggero, di recupero un pochettino, a meno che la lesione sia andata avanti talmente violentemente, ma se la signora dice è successo da poco, quindi c'è la possibilità che ci sia un recupero. E ci sono proprio dei prodotti mh, di, chiamati neurotrofici, vitaminici, il famoso acido lipoico che rigenera un po' la fibra del nervo, Maffetto. aiuta un po', sono dei prodotti anche recenti molto buoni, noi abbiamo avuto qualche... Eh, è una, sempre però una eh, situazione mh, problematica per cui è difficile dire che cosa succederà dopo la cura. Si mettono in campo le diagnosi più mirate per capire cosa è successo e di che entità è il danno e le cure più eh, aggiornate, diciamo il neurotrofico, anche qualche derivato cortisone, i rigeneranti di, di, di mucosa e ci ha un certo recupero. Gli esami dell'olfatto noi li associamo spesso a quelli del gusto, perché spesso il danno dell'odorato va a braccetto con un po' di disturbi nel gusto, la persona invece che sentire salato sente dolce, sentire invece che acido sente, sente una distorsione dei sapori. Perché? Perché i due nervi, quello olfattivo e quello gustativo, sono separati, ma a un certo momento si incrociano le loro vie in un ganglio che è retro eh, nasale. Eh, quindi, eh, un virus che colpisca un nervo è difficile che non vada a colpire un po' anche l'altro, perché è un incrocio in cui si incrociano okay. i nervi. Quelle persone che dichiarano di non sentire più i sapori? I invece... sapori, perché, perché è il grado di danno la, ah. dato alla, uh, sul nervo. Mm. Poi c'è il discorso poi neurologico, che è una cosa a parte, cioè i danni dell'olfatto del, vanno sempre valutati con una valutazione cerebrale, di che non sia successo qualcosa di tipo compressivo. Qui però si va in una patologia più, più complessa, più, più, seria, in, più seria, in cui c'è un, un fatto, diciamo, le neuropatie tipo la SLA, una de, una, una, la, scrive, ma non voglio allarmare la signora no, che ha il telefono, uno dei segni è un quello del, del, raro, del, del gusto, eh, dell'odorato, eh, ricordo dei casi... Ecco, quindi, escludendo questa cosa. Quindi, lei dice che la, l'origine la eh, potrebbe essere di tipo infiammatorio. Infiammatorio, virale, Visto che ne state genere... osservando sempre sì, di più, sì, soprattutto di, negli di... ultimi tempi, qui da noi sì. in Lombardia. Noi ci comportiamo in questo modo: in questi casi, come la signora, da un lato fare la visita a torino laringo Artica, esatto. escludere qualche polipo nascosto che non fa arrivare la molecola dell'odore fare un esame citologico e fare un esame olfattometrico e gustometrico. Sono delle, delle, degli odori che a occhi chiusi la persona inalando deve indovinare, è un esame semplice. E anche il gusto sono delle, delle, delle polveri di vario, amara, dolce, acida, salata, vengono messe sulla lingua e la persona deve riconoscere il gusto. Questo è un esame banale che dice già tante cose però. Eh, se con la cura mirata eh, si riesce a recuperare, la cosa finisce lì. Se invece dici sì, però io non recupero niente, allora bisogna rivolgersi al neurologo, fare un attacco cerebrale, cioè, cioè valutare proprio il sistema nervoso periferico. Vari step. Vari step, ecco, sì. Sì. Va bene, facciamo tanti auguri alla signora Dalodi. E... Beh, può sembrare un problema banale, invece è abbastanza no, è disorientante sì. eh, perché l'ho fatto. È una cosa che ci ha guidati, certo, certo. proprio sì, sì, è una, fin, insomma, dalla, fin dalla è, nascita, al gusto. a Lodi hanno una torta meravigliosa che si chiama La tortionata, sì. è sì, veramente eh. fantastica. Sì, 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 io ho mia zia che abita a Lodi. È un dolce, è un dolce, sì, sì, dolce sì, fantastico. Vabbè, vabbè, sì. poco, eh, sì. poco in rare occasioni. E mi passate un'altra telefonata. Vediamo che ora abbiamo fatto, non siamo proprio, <ride> non è prestissimo, siamo però potremmo discorso, rispondere sì. a un'altra persona. No, allora qualche altro consiglio che possiamo dare così in generale, perché io ho visto una volta fare la, la citologia, anche qui, nell'occhio, nell sì, sì. sì, è quello oculare che noi facciamo. Detto. Ma dopo cosa fate? Una, allora, e e soprattutto ucule. trovate le stesso ce lo stesso tipo di cellule, proprio perché nelle sì. congiuntiviti che io sospetto siano allergiche, le, li mando a fare questo esame perché ah, si sì. fa l'esame citologico Anzi e solo da lì si scopre sì. che sono allergici. Perché sì, se tu fai l'esame delle allergie normali risulta che non sono allergici a niente. La, la tecnica è leggermente diversa, se la si preleva proprio il liquido lacrimale, proprio mm. lungo la palpebra inferiore. Fa dalla, male? No, è sopportabile, bisogna mm. farlo con delicatezza, specialmente nei bambini, molto delicatamente. Eh, ma Si tratta di fare scorrere il famoso cucchiaino dalla parte interna, dal Le canto interno al canto esterno e poi lo si mette sugli albicoli a colorare. Capito. C'è qualche altro punto dove, dove usate ancora il cucchiaino? Aves, eh. Ultimamente la citologia si sta diffondendo. A livello ad esempio del, dell'orecchio, in qualche ah. caso di, cioè, del condotto uditivo si infiamma facilmente, si può usare anche lì. Ecco. però diciamo è nata nasale, e si quindi, è espansa infine, a livello a oculare. Per adesso sì. Perfetto. Sì. Eh, L'ultima telefonata, dato l'orario, e quindi salutiamo la persona che è collegata. Pronto? Eh, buonasera. Eh, buonasera, volevo chiedere al dottore. Io chiamo da Bari. Eh. che mio figlio soffre di continui epistassi e da quando era piccolo adesso ha comunque 17 anni e mi hanno detto sempre di aspettare che diventasse grande, eh, però adesso abbiamo comunque fatto la caustic causticazione termica eh, perché lui è soggetto a proprio delle varici. Volevo chiedere al dottore se per caso diciamo, è collegato anche a una, una questione allergica. E se è necessario fare questo test citologico? Sì. Questa è una bella domanda, signora, la ringrazio perché è un campo nuovo questo dell'indagine citologica nasale. Le epistassi, cioè i sanguinamenti, si sono sempre considerati legati a una fragilità nasale, legata a fatti virali, eh, però si è visto, e abbiamo avuto diversi casi anche recenti di bambini che sanguinando spesso abbiamo sottoposto ad esame citologico nasale, Faccio la parentesi che la città di Bari è una delle iniziatrici, il nostro presidente, eh sì. diciamo, il professor Gelardi, eh, che ha dato inizio alla, alla pratica citologica ormai tanti anni fa, è proprio di Bari, lavora al policlinico ah. e al centro proprio di rinologia, quindi potete portare, portare il bambino lì, e, e, eccetera. E anche, si va a capire, perché si è visto che molte patologie allergiche, anche sconosciute danno sanguinamento perché, perché la, la rinite allergica è come dicevo prima eh, portatrice di un edema cioè di un gonfiore del tessuto nasale il gonfiore nasale, quindi la perdita di compattezza del tessuto rende già i capillari più fragili mh, più aggredibili eh, il virus a volte so, eh, che si sovrappone all'aspetto allergico entra in un naso Lasso, cioè aperto, e rompe il capillare. Eh, Tant'è vero che nel, anche nei bambini, qui abbiamo una bella immagine delle, della rete capillare: la zona più in arancione in avanti è quella più soggetta ai sanguinamenti perché gli, gli, i vasi sanguigni sono più esposti, più superficiali. Basta che il bambino si tocchi, metta il dito nel naso troppo spesso, capi, è già in grado di rompere il capillare, oppure si rompe indipendentemente per motivi virali allergici. Fare la prova allergica, citologica, eh, consente di dare delle pomate nasali, delle creme anche locali, eh, molto valide. Noi ultimamente utilizziamo molto il eh, flaconcini, anche nei bambini, a base di mirtillo concentrato, questo per arrivare al discorso degli alimenti, eccetera, che è un, eh, usano anche i nostri chirurghi nelle forme emorroidarie. Molto violente, funziona, non è un vaso costrittore, dà tono al vaso, lo rende meno fragile. Quindi, associare una pomata decongestionante, magari una cura antiallergica, un vaso tonico come il mirtillo, noi aggiungiamo sempre anche un antistaminico nei bambini, anche in goccine da bere alla sera, che compattano il naso, lo rendono meno molle, meno gonfio, meno fragile, risolve più dell'80% delle, delle, delle pistassi riducendo quindi la possibilità. Abbiamo un 20%, 15-20% di persone, bambini e adulti, che dobbiamo ricoverare per cauterizzare, come diceva lei, noi lo facciamo con il laser, non con la puntina calda, e, e, riduciamo la, la frequenza di queste manovre. Ecco. Non ho capito. Il problema è, dottore, che dopo comunque un annetto dalla costicazione si è ripresentato di nuovo il problema Allora, questa è un'altra bella domanda eh. cioè la presenza di recidive nelle pistassi e per cui si cerca di farle il meno possibile è perché, eh, come vedete nell'immagine, c'è una rete capillare come una rete da pesca lei chiude un vaso, quello più fragile che ha sanguinato si gonfiano gli altri perché come mettere una diga con la caustica con la cauterizzazione, lei chiude un vaso lì non sanguina più, dove è stato causticato ma sia con il laser che con il cauterio eh, elettrico, eccetera. Gli altri vasi che afferiscono eh, hanno, eh, si gonfiano, hanno una congestione, quindi spesso succede che chiuso un vaso se ne apre un altro e quindi eh, sono i casi in cui a volte bisogna fare diverse manovre di cauterizzazione negli anni che tormentano un po' il bambino e anche esatto. l'adulto, allora si, si fa di tutto per chiudere e curarlo subito, quindi anche se il bambino non sanguina dopo la, la, la prima cauterizzazione, non bisogna interrompere le cure, bisogna fare ugualmente, le pomate, il mirtillo, eccetera, non, eh, fino a quando si stabilizza, a volte nella crescita poi si stabilizza, aumenta un po' il tono, se si inserisce poi una cura antiallergica è più difficile oh. che sanguini. Ho capito, la ringrazio tanto. Prego professore. signora. Grazie. Grazie a lei che ci segue da così lontano e in maniera fortunata proprio da una città dove è partita, sì, partita. la rinocitologia. Esatto. Guardi, noi abbiamo proprio... Un minuto a disposizione per concludere, glielo lascio se sì, c'è qualcosa ehm... dell'attività dell che vuole rilassare. Sì, io volevo solamente ringraziare Telecolo perché eh beh, effettivamente no, no. No, sembra una cosa, non è piaggeria, è proprio la, la capacità della televisione così importante e che è diffusa, perché io ho molti pazienti che mi telefonano da tutta Italia, sì, eh, sì. Mh, che è meritoria perché qualunque test diciamo eh, nuovo crea una aspettativa a volte... Troppo bassa o troppo esagerata, va presa nell'ambito della, nella della sua funzione. E la citologia sta diventando negli ultimi anni, negli ultimi due o tre anni, veramente eh, si sta espandendo molto di più. Purtroppo dico sempre il fatto che bisogna avere passione un po' in questi esami qua, e noi abbiamo tanti colleghi, adesso anche a Bergamo c'è qualcuno, anche in altre città. Ma eh, io raccomando sempre alle nuove generazioni, ormai che fanno citologia, noi siamo poi veterani, poi fondatori, di, ehm, di, di, non, di non dare niente per scontato, di, di non dire questa è la diagnosi, andare fino in fondo al problema. E le soddisfazioni maggiori a volte si hanno alla fine dell'esame, quando è finito l'esame di tutto il vetrino, si riesce a capire. Quando noi vediamo una, una persona che soffre e che ha disturbi nasali, ma non solo nasali, ehm, ehm, lo stesso Torino ehm, Laringoiato, come nel mio caso. Eh, vorrebbe avere in mano la, la, la verità subito, immediata. No, cioè, sia l'ammalato che il medico non sanno bene che cosa hanno di fronte. Quell'esame qua chiarisce, chiarisce sia per la persona che soffre, sia per l'osservatore che deve dare la cura. Eh, quindi è una, è una chiarificazione di entrambi, ecco, non, è un, non è un dare la verità dall'alto, e quindi è molto gratificante. Sì, siccome anche lei ci è arrivato in età. Giovane ma sì, matura nello dovere, stesso matura, tempo, sì, voglio dire, sì. ha potuto constatare che eh, sì. a un certo punto della sua carriera questo è stato veramente una, sì, marcia, una, in in una marcia in più in sì, esatto, sostanza, sì, una sì. cosa in più. Sì. Quindi anche il rapporto con le persone diciamo che si rafforza con la citologia, si crea un rapporto con l'assistito la, eh, molto più profondo perché la persona stessa sente che il medico eh, Passa del lavoro sulle sue cellule, esatto, sta sì. indagando perché lui stesso non capisce. Bisogna proprio chiarire la diagnosi e la chiarificazione della diagnosi e l'efficacia della cura. Quando le persone ritorno e dicono: Io finalmente ho cambiato vita. Io ho visto oggi proprio un bambino che ha cambiato vita. Figlio di un mio amico eh, di 8 anni. È una soddisfazione, è nata semplicemente dall'esame delle cellule, cioè capire che cosa succede. Il, tutta la medicina moderna che va a valutare il DNA, la genomica, il, il patrimonio diciamo cellulare, è anche oltre la citologia, si va a vedere proprio a livello ultrastrutturale sì, sì. e lì si scopriranno sempre tante cose in più, sempre a beneficio di tutti. Eh, Perfetto, noi siamo come sempre molto soddisfatti e orgogliosi di avere avuto il dottor Mafezzoni come ospite Grazie. e ne auguriamo tanta salute, buon lavoro Grazie. e tanti successi, Grazie. ma sicuramente quelli arriveranno di conseguenza e sono già arrivati. Dottoressa Pomini, anche auguro Grazie. tante soddisfazioni anche da nonna, e, però l'appuntamento è fra sette giorni, eh? quindi abbiamo appena Grazie. iniziato il, il giro di boa del nuovo ciclo, quindi avanti e se anche voi volete stare in nostra compagnia ricordate stessa ora stesso giorno la possibilità di vederci in replica il giorno successivo a pranzo il sabato sera molto tardi quasi vicino alla mezzanotte e poi anche sul sito se volete scriveteci se volete mandateci inviateci delle mail ci danno sempre delle indicazioni preziose grazie ancora grazie. buonasera, buonasera.